Pref. Okay, so hello everybody, uh, good afternoon and please do join me in welcoming our first international speaker Professor Thomas from the University of Oxford and as we agreed with Professor Thomas I'm going to um, very briefly present her Cursus Studiorum e e e Honorum to you in Italian and um, so professor thomas can understand italian but if you want to raise your questions which i hope will be uh, plentiful i uh, please ask you to raise them in english or alternatively i can help you in translating the questions in english so uh, Uh, professor Rosalind Thomas uh, is Professor of Ancient Greek History at the University of Oxford and Fellow of Balliol College. I suoi interessi di ricerca uh, si concentrano soprattutto nella, nella, nel periodo più recente sulla storiografia filosofica e sulla storiografia greca, scusate, questo è un lapsus, eh, e specialmente Tucidide. Eh, le relazioni tra la Grecia e l'impero eh, persiano e eh, la formazione dello Stato eh, nella Grecia di età arcaica. Eh, diciamo che le sue pubblicazioni sono numerose e eh, in luoghi particolarmente prestigiosi ha contribuito a un'enormità di volumi, di eh, raccolte di saggi scientifici sulla Grecia eh, da tanti punti di vista. Eh, vorrei solamente ricordare le sue monografie. Una eh, del 92 per la Cambridge University Press eh, che si chiama Literacy and Orality in Ancient Greece, e eh, un altro testo eh, immagino anche più eh, vicino ai temi che toccherà oggi su Herodoto, quindi Herodotus in Context: Ethnography, Science and the Art of Persuasion, eh, ancora della Cambridge University Press, eh, edito pubblicato nel 2000. E vorrei ricordare l'ultima uh, sua monografia, uh, Polis Histories, Collective Memories and the Greek World, uh, del 2019. Quindi, uh, please Rosalind, the floor is yours, and I'm uh, very happy to listen to your talk. Uh, you, should be un, un, you should unmute yourself, yeah. Buonasera, uh, e molti grazie per questo invito e per questo occasione di riflettere su ecos e catsen conjectura, guesswork, uh, etc. E grazie a Professor Aronario e Dottore Lorenzo Giavonetti. Um, and I am sorry, I am speaking in English. Um, I read Italian. Um, but I, I don't speak it uh, at all very well. Um, so, but thank you very much for letting me speak in English. Uh, so, my title is um, different from the the, the the sheet: Herodotus, Thucydides, and the techniques of early rhetoric. Where does the comparison take us? And I think you have a, a handout. Okay, is that a handout? Is that a sheet? Um, yeah, okay. Um, so conjecture, conjectura, often means little more than guesswork. In English, guessing is very vague, very general, very uninformed. Conjecture can refer, refer, refer to informed guesswork, speculation, uninformed. It can also be carefully argued, consideration of what is more or less likely on the grounds of careful inference. It's a very treacherous term in English. Um, the organizers want us to focus on the philosophical end. For the historians, as in the realm of rhetoric, including the actual rhetoric, the argument from ACOS, as we know, the argument from ACOS is very treacherous, slippery. Um, deceitful often it is plausible it is powerful um, and it tends to be examined as a very suspect aspect of persuasion um, yet it is also essential and thinkers are very close uh, sorry uh, historians are very close in method Can you hear me all right is that okay the the sound okay can you hear me so I'm um, one of the things I want to argue is that historians are doing very similar things to Early oratory in some respects. Uh, so, for instance, is it likely I would have killed this man? It is not likely at all I would have done this. This is guesswork. This is a pure, plausible, treacherous, slippery bit of rhetoric relying on consideration of motive, lack of motive, and instantly into judgments of um, the character of the person, the social situation. The uh, lots of interesting undefined notions about why someone murders and why someone does not murder. It does not rely on hard, ascertainable facts, of course. But what is interesting is a lot of social judgments, a lot of um, uh, social judgments about what would be re reasonable. There's a lot of explicit inference in um, historians' argument from ethos and also implicit. Um, there's amazingly formal argumentation. In Herodotus, which has close affinity to the argumentation used in late fifth century philosophy, proof via inference. And there are numerous occasions where choices are made by Herodotus on the grounds of echos. Um, even if he doesn't use the exact term, he does make conjecture. And interestingly, but this is another story it's always interesting when he uses a cat so um, uh, a cat saying there's something very controversial there's something important when he says hose ego a cat so whatever in thucydides the explicit argument from a is in particularly important in early history um, uh, the Archaeologia, we will come to that as is well known, but also the language of proof, Akos, it goes along with, Akos goes with Tegmeria, Marturia, etc, um, I have the feeling that Akos is more frequent in the speeches but I won't talk about them. So firstly we start with um, formal proof in, in Herodotus. I want to start with this partly because some of these passages aren't particularly well known, I think, and more important because they set out, they clarify the questions, the questions are What is the link between the development of historiography with other areas of material and philosophical inquiry uh, and with rhetorical argument, the similarities of rhetorical argument, and the need, the desperate need to conjecture, to deduce, and to argue from likelihood in a great deal of historical research where you have no other option? So, one of the arguments I will make is that often you, a historian has no other option. Um, so this is number one on the sheet, one on the handout. Um, so history is the, the, the formal the formal proof. History is um, two twenty two um, on why the Nile floods. I, I analyzed this at length in Herodotus in context. So very quickly, um, so especially um, two twenty two one to four. The third theory. The third theory is that the melting, the melting snow creates the flooding and he says this is the most plausible epaecestite but most false interesting of course this is the one we know is true this is the, this is the theory that is true um, it is not possible since it flows from the, the, the river flows from the warmest lands to the cooler and there are many reasons and here we are on the sheet so i read from the sheet Twenty-two. Two. Anyone capable of reasoning, Andreae Logit Zestai, on the subject must be convinced that it is most unlikely, hos ude oikos, that it should flow from snow. And then the strongest marturion is that the winds blow hot from these regions. The land is always without rain or frost, and the inhabitants are black from the heat if it snowed none of these things would occur as necessity proves hose her ananke elenke that is all the paraphernalia of the exciting new language of proof in the second in the in the, in the mid to late fifth century the necessity that's really logical necessity her ananke it's offered effectively as proof there are observable facts, and the likelihood is that the snow is not involved. Uh, he switches from Akos to Ananke. Akos has helped to get to Ananke. And this makes perfect logical sense because it's based on visible and perceptible data. And if you do not know about the high mountains in Ethiopia, it makes a lot of sense. Um, uh, so a, a clear affinity with the methods of proof and argument in Herodotus, in Hippocratic works, and in, in early philosophy. Um, so the larger question is, or a larger question, which is really interesting, is how far he uses this kind, he used this kind of conjecture. For the investigation of human action in the past, where you can say, well, it's not open to logical deduction. There aren't physical rules. We're not dealing with physical rules of the hot and the cold, snow, heat, um, and so on. There are no physical laws. And if he did, was it a self conscious application of the current ideas about what is ACOS? In the physical world. So we sw 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 switch from Akos in the physical world to Akos, Akoua, Marturia about the past. And are there affinities uh, or close affinities with human activity in early oratory? Well, I think there are. And I want to look closely, uh, really, at um, one, one major, major section in Herodotus, but thinking about. The arguments which amount to conjecture about what might have happened. In order to think about causation and what's important in a cause and what's not important. You end up effectively, in effect, thinking about what might have happened and what are the causes behind what has happened. You have the facts of what's happened, how but how did it get there? It get there? And so you and end up so you with a judgment to with, with judgment, with the judgment, the responsibility. Responsibility. responsibility and the unknown. Uh, no. there's, also there's also argument and conjecture argument about, motive about motives, motives behind motives. events. Um, and there's also argument from ACOS as an extended rhetorical presentation. Um, Sorry. We talk sorry Excuse me. Uh, yeah there's a an interference with your uh, audio oh sorry. sorry now what should we do um, um try to speak now please yes yeah, shall i uh, how is that is that better yeah now it's working i don't know what happened so oh, right. sorry no it's yeah. okay good good i just thank goodness <laughs> okay um okay. so yeah um so, um, so on to uh, we want to look at Herodotus seven one three nine, which is sheet two on the sheet. Um, here is a case where certainty is impossible, and facts are non-existent, because he has the facts of the Persian Wars, but he's arguing how about how important were the Athenians. He's arguing about what would have happened, what might have happened if the Athenians had decided not to resist the Persians. So the argument is unpopular. So we're on to the sheet number two. What would have happened if the Athenians had decided not to resist the Persians? And I exergeme -er ex gnomen epiphthonon. It's a very unpopular argument for most men, for most, most people. Um, but he's driven by necessity, he's driven by necessity to talk about this. And so um, it's kind of interesting that here it's an unpopular view, and this is why he gives the careful argument. Um, so he takes them through the arguments, and uh, I paraphrase. So um, 1392, um, if the Athenians had not resisted, there would have been no naval resistance to the Athenians. 1393, even if the Peloponnesians had built many walls across the isthmus, the Lacedaemonians would have been betrayed by their allies, unwillingly and by necessity, and cities would have been taken one by one. The Lacedaemonians would have resisted bravely alone and finally would have died. Either this, or seeing all the other Greeks go over, they'd come to an agreement with Xerxes, and thus all Greece on both sides would have come under Persian rule. Uh, and then he adds, "For I cannot perceive what the benefit of the walls across the isthmus would be, would have been with Xerxes controlling the sea." And then one three nine five Nunda, So now, anyone who says the Athenians were saviors of Greece would not be missing the truth. Ouk on hamartanoi talertheos, for once they decided Greece should remain free, they roused the rest, and with the help of the gods, they pushed back the king. Um, so the argument here, it is of course counterfactual and is entirely based on probability conjecture. Um, it's not, he doesn't use the language of ACOS, but he does use the language of truth and the careful language of the careful presentation of a set of careful arguments. It's not mere rhetoric, this is deadly serious this is really deadly serious analysis for an assessment of the persian wars which as we all know was went on having resonances through the fifth century uh, the importance of control of the sea a point no doubt even more obvious by the time of herodotus uh, writing well into the period of the athenian empire and it's based on the extreme probability of what would have happened if the Persians had maritime control. This is basically an argument from probability. The Persians would have done this. People would have given in. The Spartans would have fought bravely to the death. They would give in to it's a fascinating piece of conjecture. Um, not an ACOS in sight. There's not the word ACOS, but it is a set of likely or, or outcomes based on presuppositions of maritime control and likely uh, reactions to overwhelming force if this was in thucydides i think we would approach it rather differently i think we would be much more impressed this would be thucydides going at a really re sort of realistic machiavellian hobbesian realism uh, with careful argument because it's in, the, in Herodotus. I, I don't I think we, we, we perhaps look at it a bit differently, but it's very, very carefully argued. and it's carefully argued because a it's conjecture and B it is um, a horrifying suggestion and very controversial. So um, what we see here is that historians need to make judgments. they make judgments all the time. We make judgments now if you're going to make a judgement about cause causality responsibility you end up using deduction conjecture probability even now we would probably do it a little bit differently uh, i hope but it is extraordinary to see the working set out so carefully and so explicitly and resorting to a language of proof and argument that looks forensic and it's very similar to the, the deductions of the law courts if i did this i would have um, surely this was not likely because this would have happened, etc., cetera, etc. Cetera. And I don't really see it's very different from what we see in Antiphon, but the language is slightly different. Um, so, a, it's necessary because the conclusion is controversial, and b, it leaves Herodotus's method very comparable to Thucydides. The method here, I hasten to add, not of course, not not Indian. I, I stress this, not the method of beautiful narration retelling of folk tales retelling of narrative where the narrative itself takes you to a conclusion but this is in his what i call the argumentative mode the herodotus in his, his argumentative mode um, and, and here it, it seems very very similar to um, to thucydides um, so let us um, at this point turn to thucydides um, so uh, thucydides in book eight he gives us a very, very rare uh, occasion of uh, a, sec a section um, of, um, of, 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 of uh, detailed, clear, explicit argument about facts. Um, and so this is um, number three on the sheet. so it's the it is book eight, 87 to 88. it's much discussed. it's um, quite often discussed. Um, as a, uh, a mode of argument, a mode of inference and conjecture. Um, so the Persian satrap, as you have on your sheet, satrap is Tissaphernes, and in 411 he was under Peloponnesian suspicion that he was in fact helping the Athenians. So he prepares to go to the Phoenician fleet at Spandos and he invited Lycas, the Spartan, to go with him, wishing whose dochedere. To free himself from the slanders. And then there's the puzzle, the great puzzle is why doesn't he use the Phoenician fleet? And historians have talked about this a lot. There's loads and loads of articles on why doesn't he use the fleet. But basically, Thucydides gives us his view um, because this bears on the crucial, all important question about what is happening in the last years of the Peloponnesian War. What is the Persian satraps role? What are the Spartans doing? What are the Athenians doing? And how important are the Persians in the decline and end, end, final defeat? And it's also important because he admits he doesn't know. Um, so he, uh, it's very, very rare as we know from Thucydides to say he doesn't know. He's notoriously confident. And scholars tend to think that this is one of the rare occasions where we, we see his workings, his his bare workings, and that he's doing this all the time in his history, um, but usually he's removed the argumentation. So here's the passage, um, and so the problem is the non-use of the Phoenician fleet at Aspendos. So number three. Um, so accounts accounts differ. Um, uh, so accounts differ, um, and it is not easy to know with what intention. This is on the sheet Tinignomer, he went to Aspendos and did not lead back the fleet. Um, then 87.3, um, for there were 147 Phoenician fleets which came as far as Aspendos, is clear. Sorry, for that, the fact that is clear, Saphez. But why they did not come has been conjectured in many ways. Polakare, a catzeta, And then he gives three possible conjectures. And then he goes on. Um, hoide, alloyide, etc. and this is not on the sheet, but some think he was trying to waste Pel Peloponnesian resources, others to get the Phoenicians to spend us and extract money. Aloide, because of the outcry at Lacedaemon, in order to claim that he wasn't, um, wasn't doing injustice. And finally, Emoide, and then this is back on the sheet, 87.4. But to me, Emoide, it seems clearest that it was in order to delay and wear out the Greeks by not bringing the fleet. For had he brought them, he would probably, Catato akos have brought victory to the Lacedaemonians, since their navy was since their navy was somewhat equal to the Athenian navy. Um, Catato to this is a lot of a lot to hang on. On an Akos argument here. He would have brought victory in the Peloponnesian War. This is why the fleet is important. Katha. Akos, it would have brought victory. But what convicts him most clear, clearly, Cataphora de Melista, is the excuse which he put forward for not bringing the ships, for he said that the number was less than the king had ordered. And then Thucydides explains why this is specious. This is a fake excuse. Okay. And so the fleet stays. Um, and uh, uh, yeah, so um, uh, yeah, so the fleet stays, and Alcibiades claims to be able to bring the fleet to the Athenian side, um, but knowing probably who's Acos, knowing as, as is likely or probably that the intention of Tissaphernes was not to bring up the ships. So then we have on the other side Alcibiades lying to the Athenians. And Thucydides is trying to work out why he's lying and what his motivation is, or whether he really is lying. Does he really know that Sisyphonis was not going to bring up the ships, and so on? So, all this is uh, is, is deadly serious. This is um, why the ships were not used, but a cat saying, conjecture and guessing. And that conjecture is based on well, what is it based on? It's based on. How Tissaphernes is reasoning. It's based on assumptions about Tissaphernes, a foreigner, a barbarian, uh, a Persian satrap. And Thucydides is assuming that Tissaphernes is um, reasoning like Thucydides. Uh, no one would know exactly why Tissaphernes was doing this, least of all Greeks, but they would consider the situation of Tissaphernes and so thucydides' conjecture is based very similar to herodotus', is, herodotus is in book seven. it's on, based on what would have happened. if tissaphernes had really wanted to finish the war, he would have used this fleet. the, the ships would have been utilized. that would have finished off the war for the spartans. and therefore, it is clear that his use of the fleet, um, uh, he's, he's not using the fleet deliberately because he must be trying to wear out both sides and that is of course what happens as well it's very convenient that's what happens the sides wear themselves out um, and then cataphora he's he's kind of caught in a theft he's detected um, so feeble excuse and it's why, why it's feeble etc um and um, i think it's really interesting that this is a uh, i mean people speculate that this is this section is here because the book eight is unfinished and that might be the case. Clearly, eight, book eight is unfinished. Um, or it might be because Thucydides is changing his method in book eight, which he does in several other ways, because he's dealing with a foreign, a very important foreign power, which he doesn't quite understand. And so he's showing his deductive. He's showing his workings. He's, dedu he's deducing more openly and more explicitly in his text. I don't really know. I think possibly he wants to show his workings because this is so important and because tissaphernes is a mystery. So, so the inference then is is, uh, the, um, is, is based on the, the, the fact the fleet doesn't get used and the actions, and then it leads us to a wider. Uh, discussion of thucydides' deductions about motivations um, and um, tim rood many other people have, have had very interesting discussion about his intentions um, how can people know people's intentions how can thucydides know people's intentions know their motives he often, he often knows motives does he deduce them from the actions? Does he deduce them from a process of rationalization? Um, it looks very, very likely. And in this case, it's very rare because he says explicitly, we don't know, it's hard to know Tusaphernes' to motives. Um, so, this is perhaps one, one place where we see inside Thucydides' method. Um, but um, more than that, we also have. Um, yes yeah, so there's that that there's motivation but there's also some factual inference from the counterfactual. Um, so uh, it's counterfactual, similar to the Herodotus. Um, and um, we must assume, I think, in, in order to, you know, to, to, to wrap up here, um, we must assume that the same similar kinds of reasoning would often lie behind other judgments and attribution of motives by Thucydides, especially motivation. But here, as I've said, either it was really important. Uh, and yet, uncertain, or it's an, a sign of the unfinished nature of book eight. And I think I do prefer the first because it goes with Thucydides' theme of the end of the war, the Greeks chasing the Persians, the, the Persians wearing them down so the other main area um, where um, acos and conjecture are explicit in thucydides is, is of course the archaeologia or archaeologia where huge developments and movements of early history are deduced from ruthless reading of evidence and rationalization and assumptions about the main underlying motives of human action and this has been much discussed. The archaeologia is, is a, discussed a lot. Solmson, Tim Rood, um, Deromi. Um, uh, so we're on to five on the sheet. Um, -E, um, Solmson, long ago, 1975, suggested that the argument from Akos is particularly clear in the archaeologia, and particularly clear apropos Homer, because Homer is such an icon, such an important. Part of literature of Greek culture, that he goes into the argumentative mode. He goes into the the explicit mode of argument. Um, almost goes over the top, actually, because he's doing something so adventurous and so bold. Um, he's, he's got to make, give argumentation to make up for for cutting Homer down to size. So what he does there, and I know this is from, probably familiar. Um, he infers effectively that though Mycenae was small, her power was huge. This is 110. 110.3. Um, is, this is not all on the sheet. It is not reasonable, um, uh, Akos, to be skeptical, nor to observe the appearance rather than the power. It is likely it is Acos that the poet Homer used some uh, embellishment. Nevertheless, his Greek expedition must have been inferior than ours now. And then there's the remarkable calculation from the catalogue of ships the catalogue of ships is then used as a basis for calculating um, and um, he's showing homer is showing whose moi docé? as i think the greatest and the smallest contingents and there's a series of inferences based on assumptions about a poet composing how a poet composes and how the world works and it's really a case study on how to rationalize and to create accurate history in Thucydides' eyes from uh, Myths and the Poets. And there's, a, there's an interesting article by Lisa Callet about um, basically her um, Thucydides' um, the tools of his craft, where she thinks he's showing, he's being very didactic here. He's showing historians how to do it, how to do early history and how to rationalise. Um, I think there's a bit of that. And I think it's a bit more exciting and a little bit more over the top. Um, and I'd rather prefer Solmson's idea that this is a new, this is a new adventure, a new type of argument. And, and he he's using ACOS, Jose Moidoke, Techmeria, all these, all these words of proof uh, and deduction. Because this is the trendy new, the fashionable method, it's the new method, and it is opening up. It's opening up avenues of inquiry in a way that didn't seem to be quite so open before. So these are new routes, and new, new methods, which are really exciting. And he's a bit over the top on it. Um, so I'm certain it was it was quite extraordinarily intoxicating in the um, late fifth century before Plato. And Plato then throws cold water on the whole lot. And we all get very nervous about acos and a and so on. You see what I mean? It's <laughs> um, so, um, this is very close to the procedure I saw, we saw in Herodotus, where he's engaging in conjecture and close argument. And incidentally, I didn't have time to put this in, but um, it's interesting where Herodotus uses a and similar. Sometimes when he's calculating or deducing numbers, it's usually something quite serious actually, where he says, Well, as I would guess, who's who's ego e catso, it's often something quite quite important. It's not just guessing. In English, guessing is a very weak word. Guessing is is not a serious operation. Um, so, so the significance of course in Herodotus is Herodotus believes the traditions, he believes Achaea and so on, but here Herodotus Thucydides is using Echos and so on to cut to size the traditions, to cut them down and to rationalise. Um, so um, of course one's category of what is reasonable or likely in human motivation and behaviour is tied to one's conception of human behaviour, and so, this is not a matter of physical laws, mechanical laws, the hot and the cold, but it's a conception of why humans act, some explicit and non explicit assumptions about motivation. And Jacqueline de Romilly made a, the fascinating uh, observation in Histoire et raison. Uh, long ago um, that the application of acos and a conception of human nature has a tendency to uniformity. Um, human nature remains the same. individual idiosyncrasy and interesting um, uh, differences won't play so much a part as long once you go down the line of acos and human nature. then, yes, you are probably um, blurring and ruling out or sidelining idiosyncrasy, extraordinary individuals. And I think this is a really important, interesting implication of using and perhaps overusing the concept of ACOS. You fall prey to a flattening out of human variety and motivations. Um, and I would think that actually. Herodotus. We could perhaps talk about this. Herodotus perhaps embraces more human variety and more human variation, different norms, different beliefs. Anyway, your your perception of what's likely and reasonable is obviously socially conditioned, and conditioned by your view of what is rational, and whether people behave rationally. Um, so, um, where have we got to here? Um, we've um, yeah. So so far. Um, we are. We're thinking about. Um, we're, we've seen so far that Herodotus and Thucydides are able to uh, deduce and infer in very similar ways um, for particularly important areas where there is no certainty. There is no clear truth. It's not a matter of finding the facts. The facts are there, but you're inferring to find um, uh, relative causation or motivation. Um, but you're, they're using acos and such like to answer the most serious and fundamental questions. This is a new tool. If we if we turn to early oratory, early rhetoric, and antiphone, um, I mean, I certainly came to ACOS via rhetoric, and via the idea that it was a trick. It was a nasty trick. You could argue anything with acos. It's just a it's just a way of. Um, of blindfolding uh, your, um, uh, your audience and leading them down a track against the. Uh, I, ha I, have, I had a very platonic view <laughs> of ACOS, basically. Um, so, um, uh, human actions, human motivation are at the core, obviously, of, any, of lots of court cases and so the development of the technique of rhetoric helps delineate various forms of argument and are revealing and uncovering the truth um, so for plato as we know the argument from achos was the hallmark of the first theorists tisias korax and um, much used by gorgias and this is phaedrus um, 267a and it thus falls on the dark side of the arts of rhetoric making things seem likely rather than true making things seem not quite what they are and yet there are there are surely two sides to this and surely probability or likelihood or echo was essential in reckoning up and judging human behavior and conflicting accounts it wasn't only for the darker side of persuasion um, lisa Callant points out a place in thucydides where he indicated that it was disastrous when people relied on taekata they didn't properly pursue the truth, but they just guessed. And this is this isn't really kind of quite quite em em emphatic, but um, it's number six on the sheet. Thucydides uh, it 660. It's after the mutilation of the Herms. and basically there was a lot of a saying, a lot of guessing about um, who was behind the mutilation of the homes but there was never the truth was never known um, and uh, there was an informant but no one ever really knew so here's an episode which takes us sh gradually from thucydides to the law courts to justice and finding the perpetrator how do you get at the truth um, well as we all know i mean late it's late 5th century the developing art of rhetoric is experimenting um, but I think it's not just to win an argument. I think it's to get nearer the truth as well, as well as to obscure the truth. So if we look at Antiphon, um, he's central and very instructive here. Um, and we tend to think of his fascination with the argument from Akos as part of the tech name and the art of winning the argument. The tetralogies, this is number, oh, well, number seven. Um, I've got seven A and seven B, seven bis, um, seven number one. Um, some references for antiphone. The tetralogies have some virtuoso examples of the use of argument from probability, especially tetralogy one. Gagarin made the case for thinking that tetralogy one was in part examining the different angles of a case and of possible arguments from acos and seeing how far you could actually go. And he carries on a rather unobtrusive meta analysis of proof while at the same time rehearsing a variety of probability arguments and counter arguments, suggesting in the end that probability has only a limited validity if there is factual evidence at the very end. And in fact, in Tetragy 1, the factual evidence at the end turns out to be absolutely decisive. I mean, I particularly like the reverse probability argument. So a weak man. There's the, the one argument a weak man isn't likely to attack a strong man. Well, okay. But the strong man then counters with the reverse probability argument he wouldn't attack a weak man because he would be the obvious suspect. And that's much discussed by Gagarin as well as Aristotle. So there's obviously some sort of gleeful experimentation here, as testing the probabilities, testing the possibilities, and the limits. It's all very clever and abstract, but then there are real live applications. And if we turn to the murder of Herodes, Antiphone 5, there are some very similar sets of arguments to Palamedes, which we looked at, um, we heard about yesterday so the situation of antiphon 5 and then this is my final, my final example the situation is that um, herodes is an athenian and he got off a ship on the shore of the island of lesbos in asia minor and he disappeared presumed murdered there was no body his relatives his family prosecuted a man of mitylene called euxythius who was also on that same ship for his murder, and he was prosecuted in the athenian court. the body was never found. antiphon is hard for the case. there seemed to be a witness to the plot, a slave, who confessed under torture, private torture, this is not state torture, this is private torture, to herodes' relations to have helped, and then he said he didn't, but they murdered him, and so the only witness was dead. So, the defense is on trial for his life. Antiphone wrote the speech, and it has to rely on lots of arguments from likelihood, which are effectively arguments about the position and character of the defendant and possible motives. So, I just pick out I mean, there are loads and loads here. I just pick out one or two of the more striking. So, for instance, seven bis, I've got two sevens, um, the testimony of the slave. There's a long bit about the testimony of the slave who is dead, particularly poignant. Um, now 47 following he examines Todekion and Toekos surrounding the slaves accounts first the slave under torture says he knows Exithius planned the murder then he realized he would um, be killed anyway and so he he um, he said the opposite and when he realized it would condemn Exithius but the free man has said nothing the probability is um not spelt out here is obviously that the slave only said yes to stop the torture. And there are one or two other bits about the slave elsewhere. Um, but you shouldn't believe a witness who changes the story. Then he goes back at 31. Um, I think you know that those tortured tend to say what the torturers want them to say. Human—that's an argument from human motivation. Um, and then 33 argues and Alice analyzes the psychological moves. The slave incriminated Euxitheus when he thought he could gain something, but when he realized he would die anyway, he told the truth. The family only wanted his statement and then killed him. This is all argument from probability and from a certain view of human nature then there are the motives of the defendant. and finally, we're on to number eight. Um, lots and lots here. but particularly, um, he goes through the argument that he had no motive for killing herodes. herodes, herodes, sorry, herodes. the prosecution says he did it for a friend. but, and i quote, who would kill to oblige a friend? he wasn't afraid. he wouldn't get money but what is more plausible, a -kotos, the prosecution wants money. The prosecution will want an out-of-court settlement, a settlement of money uh, to avoid going to court. And he says, I can show clearly some pronoia on the prosecution's part. And this seems to um, uh, uh, refer to, yeah, uh, the motive of acquiring bribes or some kind of out-of-court settlement. So the fact, the Ergon is the Herodes has disappeared. The argument is that um, uh, we don't know how, why he disappeared. Um, and then he goes on to say, and this is on the sheet. Um, it is a fact that he's disappeared, but we need to conjecture why he's disappeared. We have to guess. I can't tell you because I don't know if it is conjecture, a cat's in which I need to make and this is on the sheet, you are equally capable of this, for you are not guilty of the deed, and nor am I. On the other hand, if it is the truth they want, the prosecution must ask the criminals, for the explanation is easy for the doer. And I think this very similar thing came in Palamedes um, as well. The person who hasn't done anything, well, it's very difficult for him to guess about unknowns, peritone, afanone, acatsane. Um, so, for, for someone who hasn't done anything that's on the sheet, Calipon, Perry, turn a and my acquittal shouldn't depend on just on plausible guessing. Um, so, um, he goes on. So, in other words, it's a carefully constructed argument by someone on trial for his life. Um, he's, uh, yeah, um, sorry, yeah. just missed something, yes. Um, uh, Yes. So basically, um, the the prosecute the defendant in antiphone five is trying to say, how can I possibly know what's happened? I can't argue from the truth about the murder because I don't know the truth of the murder. But um, it is not likely that I could have done this for various possible reasons. Um, so, as a very carefully constructed argument uh, on, on, on behalf of his life. So he's on he's is the. Um, yeah, so if we compare, sorry, I've missed, I've missed something out here. Um, uh, so the one is arguing back from the fact to possible motives and imputed motives, but his own character, whereas the historian is not arguing on behalf of someone, but looking back and reconstructing motives and inclusion and intentions from a actions and probabilities, but they seem to me to be identical types of argument and reconstruction. They're both trying to reconstruct, but one is reconstructing in the negative. I had no motives. The other is argue, is reconstructing the positives. What are the motives? Um, so Thucydides is trying to argue, work out Tissaphernes' intentions from the simple fact. The simple fact is the fleet stays put, plus there's an excuse. These are the facts, and he tries to go back. By conjectures, probability. Antiphone speaker has the pile of conjectures. The conjectures have led to the accusation of murder. But the fact is that Herodes has disappeared. Um, and the other facts, I didn't haven't had time to go into these, but there are other facts who turn out to have explanations, like the blood, and the sole witness is now dead. And so Antiphone's speaker has to argue about absence of intention, absence of motive. Character and therefore there is no murder by a series of probabilities. So one is producing a, a process of sensible deduction. Via a series of possibilities and probabilities to convince people of a negative conclusion, whereas Thucydides and Herodotus have the final facts, the result, and are trying to work back via conditionals and probabilities, what possibly would have happened or what probably would have happened, and therefore to deduce the likely motives of the satrap. How could Thucydides or anyone know the motives of Tissaphernes? A short of an astonishingly insightful and truthful interview. How can you decide what possibly would have happened or what probably would have happened if, Thysi, as the Athens of Medias, it's another counterfactual? And so these are serious questions which a historian should ask. Um, so I think it's really, it's interesting that the method of deduction is virtually identical as well as the vocabulary in Antiphon and Thucydides. Um, and I think it's also interesting that the good his, there, it's a good historical tool as well as a forensic one. And um, just to start concluding, um, one senses—I think—I sense um, that the discovery of the ACOs plausibility argument leads to a certain amount of excess, certain amount of, 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 of um, overuse and overexcitement. And so, in tetralogy one. Um, as I said, there's this virtuoso display on how you can use or misuse the problem, the argument from Akos. And then the end result is that Pluto, Plato is full of contempt for the preference for Akuta over truth. And he says in the Phaedrus that Gorgias prefers Ta Akuta to truth. But in the 420s and 430s, it's still in a very exciting new route. And it's a route to better understanding as well as winning a case. And so I think it can go in sort of two, two directions. One, to, to be a little bit clearer, and, and, and you look as if you have a really good way of arguing about causation. For Herodotus, too, it's working out causation in the physical world where there are predictable physical laws can be assumed. And I would assume that that's the method of the physiologoi in the, the Hippocratics of the time. And in part, he shares that world. However, uh, for other historical questions, flooding and snow are one thing, but when we come to the wild and complex variations of human beings, we're into another world, it seems. And so, ACOS for deducing human motivation really only works or it seems to work if you assume and envisage regular laws of human nature and consistent motivation for instance a rational choice rational economic choice we do this now I mean, we kind of assume all the time that people are doing something, politicians are doing this for this reason or for that reason, depending on how cynical you are or how trusting you are. Um, we, we we assume motivation all the time. So, what about the exceptions, the idiosyncratic individuals, the misfits, the psychopaths, um, the Alcibiades of this world, the Tissaphernes of this world? Um, and so, then I think we can come full circle and ACOS for human behavior. Um, can indeed be misused to obscure a search for truth. It can simply be an easy shortcut. Well, okay, well, we know all people are cynical like this. People will be doing it for money. So, yes, this is someone who's doing it for money um, and simply doing it, uh, winning an argument. Or it tends to um, encourage a steady state view of human nature, a sort of uniformity in human nature and human motivation and human, um, human activity. And of course, that is exactly what Thucydides is keen to, um, to show. I mean, he does actually say in book one, twenty-two, four, to anthropinon, given, given to anthropinon, there will be similar things that will happen again. Um, and so ACOS is really clearly bound up with a with a very steady, steady state view of, of human nature. Otherwise, it doesn't work. So, thank you very much for your patience that's that's the end. Thank you So thank you very much Rosalind, for this fascinating talk. I think we can open the q and a and uh, so please feel free to raise your questions in English or if you like in Italian and we can see. If I can help you in translating, also. Is there anybody? I'd have some questions to break the ice, but I don't want to uh, impose in any way. Okay. Okay, so I'll, I'll kick off the, the discussion i have many questions, but I will restrict myself to a tiny point and a broader question, and especially uh, uh, because they are related to the talk I will be giving on Friday, which is on the uh, anonymous, um, anonymous commentary to the editors mm -hmm. and because uh, in 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 the commentary the anonymous uh, extensively relies on plato's meno and in the meno we have this idea that correct or true opinion can be uh, brought to a standstill by um, providing a, a calculation or a reflection on the cause we have this Aitias logismo phrase in the Mino and we have this variant ita um, logismo in the in the commentary that's not important now but i'm bringing this up because at some point you said uh, we have this idea of the facts before yeah. us and then we have to go back through conjectures yeah. by contrast in plato i i think we have uh, exactly the reverse order because we have an unstable opinion and a stable belief concerning what's going on in the world. and the only way we have to um, keep it firm, cognitively speaking, is to going back to the cause by means of reasoning, by means of thinking. Um, so i was wondering what what, what, do you, what do you think about this symmetry, which I think emerged, um, emerged many times in, in your talk? And also, the tiny point would be in text number one, we have an occurrence of Logizestai in Herodotus. And I was wondering uh, if you could also spend some words on this, on, on the translation and the semantic field of this term in this context. Oh yes, yes. Okay. Um, well, maybe I could do the first, the second first. Yeah. Um. Well, logit I mean, it's. Uh, I don't know if it's a te slightly technical term. It's, Um. I would imagine it is slightly. Um. Is it calculate? Calculate reason? Um. Apply apply logos. Uh, to it. It's really, uh, it's really interesting and I haven't thought a huge amount about it. Um, but you do get these really straight philosophical terms in Herodotus which people don't tend, haven't tended to look at terribly closely. Uh, and I wonder do you think, what do you think it means here? Yeah, I would go for something like to be able to draw the correct conclusions or... Ah. because reasoning here is like mm -hmm. we have this like mm. set of experience uh, experiences mm. about how like snow mm. works yeah. and if you're able to draw the correct mm. uh, like uh, inferences from mm. what you've experienced so far then you would be naturally led to this conclusion something like this yes okay, and that's that's really sort of pushing it to be rather more explicitly philosophical and and, and accurate yeah. basically <laughs> yeah yeah, which I mean yeah, it would be very nice actually and and it is an extraordinary passage that whole passage is really a kind of a, again a virtuoso display um i mean yeah, uh I mean, I'd like that to draw the correct conclusions, yes, rather than um, just simply reasoning, which is too is is more vague um yeah, thank you. So, so the larger question, um, I mean, about the reverse order of Plato, it's very, very interesting. Of course, I'm not, um, I'm not a philosopher. Um, I mean, I, you, I suspect Plato probably would despise all, all historians. Would he not? I mean, how can you start from the causes before you've worked out? <laughs> I mean, <laughs> the cause. How can you look at the cause of a set of events without sorting out what the set of events are, or the or the? I mean, you can. You need to do both. Uh, it's not one or the other, or one and then the other um, for looking at the past. It's very problematic with the past because it's gone. Uh, very different from. Yeah. Physical, I mean, physical, um, physical data. Trying to find out about medicine, or trying to about trying to find out about the physical world. I would have thought. Yeah, I'd, I'd say there is an entirely different notion of cause. Yeah. Okay. Theory, you have this idea that idea is what makes what makes things what they are, and so, and and, and so it doesn't uh, come to be the same as an event in the past and somehow the basis yeah, yeah. For, uh, for the development. So Yeah, that's interesting. So it's, yes, it's just, um, it's a very platonic conception. Um, but what, what it was like connection. focusing on is that you have this idea that what you're being experienced, what you are being experiencing in the moment is not the source of truth, but basically what has to be further grounded and justified and so that th there was just a symmetry but so yeah, yeah it's really interesting thank you very much really interesting um yeah but then of course plato has a very odd view of truth <laughs> <he>? and reality <laughs> okay so does anybody else have questions or any sort of remarks or yeah? So, Roberta, please. Um, <clears throat> hello, to everybody. Thank you, Rosalind, for your um, very interesting lecture. I Have a little question. Um, my first question is about, uh, as um, Lorenzo asked to you, the connection between aicos and logismos. I I'm wondering. Whether um, in, uh, you, um, in uh, Herodotus, uh, especially, the verse between these two terms, these two notions, um, also because in God find a connection between a cos and logismos. Logismos is a reasoning, a, a strategy to infer a conclusion. Collecting data and starting from some premises. So, my impression is that there is a really strong connection between these two terms also in uh, Herodotus. And um, I'm, I'd like to know if, uh, according to you, the, the argument from probability, especially in uh, um, a more um, a strategy to counter, for example, fake news. Then a strategy to infer a conclusion from uh, what we cannot see, what we cannot understand, to some new uh, conclusion, some new yeah. inference. Yeah. Um, and I don't know. There is a strong difference between Herodotus and Thucydides about this argument, kataikos uh, from probability. Thank you very much. Yeah, well, thank you very much indeed. Um, I think I got that the, the uh, sound went a bit funny. Um, yes, I mean, the, your question is it more of a strategy to counter, a sort of somewhat slightly rhetorical strategy to counter fake stories, propaganda, and so on? Um, I mean, Herodotus tends to deal with what we might call fake news. Um in a different way, on the whole, as far as I know, without ACOS, um he uh, he just says this is more probable, or I think this, or Jose Moi docé, this is the better one. Um, but you're asking to what extent ACOS comes in as a strategy, and what I was doing um uh, I didn't have time to do this in my paper, but I was looking at where he does actually say, use a catzo or a hose ego a so and so on, and it's um it's kind of hold on, just a minute. Let me just remind myself oh, where is it? Uh, here. um, it's it's slightly more um uh it's not as rhetorical. It's not as a rhetorical strategy as I thought it would be. Um, it's where people are guessing or trying to deduce um, origins or the meaning of an oracle. I was really interesting. I went through all the, um, the cases. So just looking at the word rather than um, or, uh, wider, wider examples. Um, and so for instance a catso i would estimate the numbers of greeks in mardonius's army that's not a counterbalance to a fake or a stupid guess or it might be actually but it seems quite a serious thing who's uh, a catso um, or um, uh, you wonder why Demaratus, betrays the persian plans to the spartans in advance we could probably a cat a guess whether out of so um, so no i don't actually think um, no it, it's actually funnily enough it doesn't seem to be a, a straightforward superficial sort of um uh, a catchphrase, a kind of catchphrase, a, 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 a rhetorical strategy. Um, I don't think, but I will have to think about it, think about it a bit more. Um, uh, yeah, um, but um, it does. The way it comes in his most serious bits of of, um, of, of calculation about the um, the, the Nile it does suggest it's. Um, it's not. It's not that there. Well, oh, yeah. You, you you use these you use these terms, don't you, to give yourself kind of authority? So I suppose from the point of view of an authority, of the or the the author to show that he knows what he's doing, that he's doing it in a serious way. Um, I might have to do a bit more work on that. In fact, I do have to do more work on that. Thank you very much indeed. Thank you, Roberta. And um, so. Other questions, remarks, also clarificatory questions. Okay. It's very difficult listening to a a paper in another language by screen. Yeah, that's also true. <laughs> yeah. So, um, just just let, let me. Say this in italiano. Um, ovviamente possiamo poi fare domande anche alla fine della, della seconda relazione. Dovesse esserci diciamo, più tempo per metabolizzare le, le informazioni. Ok, so, uh, join me in thanking uh, Rosalind again for her very interesting talk. I think we can go on with our schedule. And thank you, Rosalind. Thank you, um, Mauro. Ti lascio la parola, grazie. Sì, Lorenzo. Grazie. Nel frattempo, se ti hai rinviato i testi di Fabio Scala li, li, li vuoi caricare tu, Lorenzo, per favore, sulla chat te li ho rinviati via mail mentre io presento brevemente Fabio che insegna all'Università di Pavia, insegna letteratura greca, storia della lingua greca, dialettologia greca, diciamo, sì, eh, il suo. La sua... Competenza spazia eh, in eh, disparati campi e mh, è autore di una serie notevolissima di eh, lavori, di cui voglio soltanto ricordare almeno un uh, libro di qualche anno fa intitolato Bios di didascalos: Rappresentazioni eh, della crisi di Atene di fine V secolo e uno più recente che, eh, come dire, conferma. Che l'intervento di, di Fabio è quanto mai appropriato in questo seminario perché si intitola Dalla tribuna al pulpito, La retorica del verosimile, e, e propone una interessante comparazione tra forme diverse di ricorso alla congettura al verosimile in ambienti come quello dell'oratoria antica e della invece letteratura cristiana, che è un ambito al quale eh, Fabio si è recentemente eh, appunto ha rivolto recentemente il suo interesse, oltre che appunto eh, ai discorsi di Elio Aristide nonché eh, a, a studi eh, sulla figura di Galeno come eh, linguista e dialettologo. Eh, a queste pur succinte informazioni voglio però aggiungerne una che in questo contesto mi sembra di... di... Di, di tutte le persone che sono come dire, più che interessate a queste, a queste tematiche, mi sembra eh, estremamente interessante. Qualche anno fa Fabio ha scritto un libretto, secondo me molto interessante eh, da leggere, che si intitola Greco che farne, eh, che si interroga su un aspetto appunto ricorrente, ma non meno importante, della, de, dello stato de, degli studi del, del greco eh, nella eh, scuola italiana e più in generale all'interno dell'educazione. Una cosa che non dovremmo mai perdere di vista. Eh, perché eh, ne va di un campo di studi che è per noi così, eh, così, eh, è così importante e così significativo. Eh, non dico altro e passo invece la parola a eh, Fabio che oggi ci parlerà, do eh, il, il titolo della sua relazione, che è la retorica della supposizione, la congettura tra ricerca della verità e costruzione del consenso nell'oratoria attica. Uh, passo quindi la parola a Fabio Roscalla. Lorenzo ha già più che diligentemente caricato i testi e grazie Fabio per aver accettato il nostro invito. Ringrazio te e carissimo Mauro e ringrazio eh, tutto l'istituto che mi ha voluto ospitare. Purtroppo non possiamo incontrarci ma suppliamo in questo, in questo modo. Spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. Toccherò alcuni passi in particolare che già la professoressa Thomas ha, ha toccato, ha trattato, in particolare ad, ad Antifonte. Spero di non risultare noioso di non ripetere, ma voi potete sempre darmi un cenno e dire continua, passa oltre. Bene. Nel rintracciare alcune linee portanti della congettura nell'oratoria antica. Incomincio con un fuori tema, perché per ora tralascio il termine che è stato un po' di guida finora per tutti noi, cioè Lei il cui ambito semantico non è l'unico che può esprimere in greco quella che noi oggi siamo soliti definire congettura. Ma prima di tutto, che cos'è una congettura per la tradizione retorica antica? E voglio partire da un esempio, che è il primo che poi vedete. Se eh, per favore, poi scorrete i testi man mano che eh, li presento in modo che io non perda tempo a richiamarli, ma sono più o meno in ordine. Giunsero ad Elo degli euli ricchi con molto denaro. Avevano lasciato la loro terra per vedere la Grecia. Furono scoperti gettati morti a Renea. Renea è una piccola isola a breve distanza da Delo. La notizia si diffuse e i deli incomparano i Renei di aver commesso l'atto e muovono alla loro città un processo di impietà. I Renei, sdegnati del fatto, chiamano in processo i deli con la stessa imputazione. Durante l'azione giudiziaria, per valutare chi dei due avesse commesso l'atto, i Renei chiesero ai deli per quale motivo quelli giunsero da loro. Non avevano porti, né un mercato, né alcun'altra attrattiva. Dicevano che tutti invece si recano a Delo e anche loro in molte occasioni passano del tempo a Delo. I Deli risposero che quegli uomini erano sbarcati a Renea per acquistare al mercato vittime sacrificali. Perché dunque, replicarono i Renei, se arrivarono per, per comprare vittime sacrificali, come voi dite, non portarono i servi che li accompagnavano per trasportare le vittime sacrificali, ma li lasciarono da voi a Delio? E loro invece sbarcarono da soli. Oltre a ciò ci sono 30 stadi dal luogo dello sbarco alla città di Renea. La strada da percorrere per andare a piedi è sconnessa e la percorsero senza calzari, mentre a Delo nel Tempio giravano con i sandali legati ai piedi. Si tratta di un frammento del Deliaco di Peride. Gli abitanti di Delo privati. Da tempo dagli ateniesi dell'amministrazione del santuario, intorno al 343, presentarono le loro rimostranze all'infizionia delfica, cercando, contando sull'appoggio di Filippo. Atene scelse in un primo momento per rappresentarla il filo macedone Eschine, ma l'Areopago non convalidò l'incarico e designò Iperide per fronteggiare la controparte difesa da Euticrate di Olinto. Apertamente schiarato con il Macedone. Iperide sostenne con forza i, diretti, i diritti di Atene sul santuario. Il passo, di per sé marginale, doveva fornire uno dei tanti elementi per mettere in cattiva luce gli abitanti di Delo, probabilmente il ricordo di un processo. Difficilmente si sarebbe conservato se non fosse stato inserito negli scoli al trattato di Ermogene per istaseon, cioè sugli stati dei processi, come esempio di uno stocasmos di plus, cioè di una congettura duplice. Il termine stocasmos nella tradizione, retorica degli studi e del, del, del discorso della riflessione retorica è il termine comune per indicare la congettura. Si deve a Ermogene di Tarso, Ermogene di Tarso vive tra il 160 e il 225 d.C., circa, all'interno di una più ampia spiegazione degli stati dei processi, la prima e la più completa trattazione della congettura a noi giuntaci, a partire dalla sua stessa definizione che riporto e che passo direttamente a tradurre. Posta una qualsiasi questione, se essa è ben formata, Bisogna osservare se ciò su cui verte il giudizio è non evidente o evidente. Nel caso in cui sia non evidente, si tratterà di una congettura. La congettura, infatti, è l'esame di un fatto non chiaro volto a stabilirne l'esistenza a partire da un segno evidente. Per esempio, qualcuno è sorpreso in un luogo solitario. A seppellire il corpo di una persona uccisa da poco ed è accusato di omicidio. A partire, infatti, dalla sepoltura che è evidente, cerchiamo un fatto non evidente per stabilirne l'esistenza usiodos, eh? cioè chi ha ucciso. Sono qui fissate le regole di qualsiasi processo indiziario che, come mostra l'esempio presentato, è la procedura adottata da sempre in assenza direi confessi o di un colpevole colto in flagrante. Anche solo dalle poche righe del frammento del Deliaco emerge la componente teatrale a cui ricorre il Peride per presentare la situazione. Le parole dei re René hanno la forza di rendere evidente l'accaduto, restituendo immagini efficaci la strada sconnessa da percorrere, i cadaveri abbandonati privi di calzari, i servi lasciati ad Elo. Senza addentrarmi nel complessissimo problema degli status dei processi e delle parti che li compongono, la sezione riservata da Ermogene allo Stocasmos è utile per rintracciare le regole di costruzione, fornendone anche una minuziosa casistica. Una congettura può vertere sulle persone, i prosopa, o sui pragmata, gli atti. La conoscenza della differenza, della diafora, e della dynamis, del valore di entrambi, è essenziale per chi ben congettura. Se la congettura coinvolge persone ed atti è completa e duplice, se è solo l'atto ad essere considerato incompleta, se verte su due atti e due persone Duplice e completa, l'incompleta e duplice, oltre a partire o solo dagli atti o solo dalle persone ingloba, poi lo Stocasmos unito. Insomma, la, la, la casistica è molto, è molto precisa, minuziosa. Chiude l'elenco la congettura basata, per esempio, sul proposito apognomes, che si ha quando l'atto e la persona sono evidenti e si ricerca solo l'intenzione. Eh, come si nota, insomma, le distinzioni sono molto puntuali. Il procedimento adottato, come spesso avviene nella codificazione retorica, procede attraverso un rigoroso metodo diairetico che potrebbe ancora continuare con ulteriori sottocategorie, valutate però inutili dallo stesso Ermogene. L ermogene dice, oltre a queste si potrebbero trovare altre specie di congetture, ma è superfluo affaticarsi inutilmente all'infinito. Ritengo infatti che qualsiasi altra congettura vi sia, essa si trovi intrecciata in un certo modo con queste. Ed è chiaro che per chi le ha indagate non sarà difficile anche la divisione di quelle. Ovvio che dalle parole di Ermogene si coglie il referente del suo discorso, che è un referente appunto eh, di scuola. Una trattazione come questa mette bene in luce, quindi, come chi ben congettura debba unire, ripeto, capacità dialettica a perizia retorica. Non si dà congettura se prima non si procede a un esame e a una divisione dei casi, con il ricorso alle diareseis. Che permette di definire la situazione sotto post giudizio. Solo successivamente interviene l'abilità argomentativa, che è differente per l'accusa e la difesa. Perché? Perché il difensore ha a disposizione oggettivamente più risorse, potendo contare sulla eccezione, sulla richiesta delle prove, sulla confutazione, su quello che è chiamato il motivo alternativo, la difesa convincente. L'accusa può far valere sull'esame dei fatti, sulla sequenza degli eventi e sulla obiezione. Comune ad entrambi è invece l'esame della volontà e della possibilità di agire, insomma il movente. Entriamo in tal modo nelle capacità tecniche e artistiche del retore, che emergono pienamente quando si tratta poi di delineare i personaggi, i prosopa. Personaggi coinvolti, gli attori. Accanto ai prosopa, la presentazione di un altro motivo concernente i fatti è l'aspetto, cioè i pragmata, in cui meglio si possono dispiegare le, ab le abilità retoriche nella congettura. Coinvolge parole, azioni, sentimenti, investe insomma qualsiasi altro ambito. Il giovane ricco, per esempio. Accusato di mirare alla tirannide, all'instaurazione della tirannide, perché di notte con un gruppo di festaioli, sono esempi comuni della, delle, delle, dei manuali retorici, si era diretto al carcere ed ha urlato ai carcerati di farsi coraggio, in quanto in breve tempo saranno liberati. Pur ammettendo di averlo detto, potrà sempre richiedere di indagare con quale spirito lo ha pronunciato. Allo stesso modo, chi è colto in un luogo solitario a seppellire un corpo di un morto recente ed è accusato di omicidio potrà sviluppare la tesi che è un bell'atto dar sepoltura agli insepolti. Il giovane ricco, sospettato a sua volta di voler instaurare una tirannide perché piange rivolgendo lo sguardo all'acropoli, potrà sostenere che le sue lacrime sono piene di pietà per le vittime della tirannide. Per comprendere insomma la forza argomentativa non è da sottovalutare poi che la tradizione retorica definisce la metazesis tesaitias il mutamento dell'accusa anche croma colore siriano spiega la denominazione come una metafora tratta dai colori dei corpi come questi si diffondono i colori per tutti i corpi, così il croma colora tutta la difesa dell'accusato. Come le acconciatrici coprono i difetti del volto applicando ornamenti, così l'accusato nasconde il brutto di quanto ha usato, spinto dalla malvagità, con un colore posticcio applicato e si sforza di mostrare l'impuro e il contaminato puro invece e senza macchia. E appunto nel croma anzi scusate dovrei dire croma per essere per scanso di equivoci che si esercita pienamente la capacità retorica a costruire situazioni verosimili che abbiano la forza di presentare un quadro meno grave per l'imputato o del tutto favorevole meritevole anzi in alcuni casi di lode le metafore richiamate da siriano e il collegamento implicito con l'arte pittorica dimostrano bene la forza visiva, oggetto dell'altro corno insomma del problema che volevo analizzare, dei casi in congettura e visione. Dicevo, dimostrano bene la forza visiva che tali ricostruzioni dovevano avere principalmente nelle difese. Con la sua capacità di addurre una giustificazione verosimile, l'oratore presenta davanti agli occhi dei giudici una sequenza di immagini che coerentemente si sostituiscono alla prima impressione suscitata dall'accusa. La concettura sembra sempre più inseparabile, insomma, dalla visione. Sebbene con la visione, notate, il termine comunemente utilizzato dalla tradizione retorica non abbia alcun collegamento, perché con stocasmos ci muoviamo in un altro ambito metaforico. Ad aver nominato in tal modo per primo questa stasis del processo, a quanto si può dedurre dalla retorica pseudo-agostiniana, sarebbe stato Ermagora di Temno, secondo secolo avanti Cristo. Il lemma non attestato nell'oratoria classica rimanda, come la stessa tradizione non ha mancato di evidenziare, a coloro che lanciano abilmente i loro dardi verso un bersaglio. Chi ben congettura, quindi, è colui che coglie nel segno, nella ricostruzione dei fatti e nella loro presentazione. È l'idea trasmessa dal verbo stochazestai, questo si sì è attestato già nell'oratoria classica, sebbene in misura limitata, e solo in un caso all'interno di una riflessione sulla pratica discorsiva. Che forse è bene, che forse è bene osservare. Alludo al passo del panatenaico di Isocrate, la parte finale, paragrafo 271. Isocrate qui è intento a tirare le fila di quanto è andato dicendo. È l'occasione per distinguere le varie tipologie di logoi attraverso una rete di interessanti contrapposizioni. Nel testo che vi ho riportato, poi ho segnalato e evidenziato la parola che più mi, mi interessano. E va apprezzato, dice, chi valuta più seri e culturalmente più ricchi, spudaioteros, Kai, filosofo, Toerus, i discorsi didascalici e composti a regola d'arte rispetto a quelli dimostrativi e giuridici. Chi preferisce quelli, ecco qui il punto, che mirano, io tradurrei così, alla verità. Tus tes alezeias tocazomenus. Rispetto a quelli che cercano di ingannare le opinioni del pubblico, i discorsi che colpiscono gli errori e, e, eh, e correggono rispetto a quanto è pronunciato per il puro piacere e il semplice diletto. Bene, eh, dalla rete di relazioni che qui Isocrate mi sembra intessere, mi sembra che stia intessendo, emerge che i discorsi che tendono alla verità sono quelli dal maggiore contenuto di sapere. Essi non hanno uno scopo immediato come quelli giuridici, non sono interessati a un guadagno né a ricercare il puro diletto, ma a correggere e a consigliare. Come dire, voglio togliere l'ambito del, del, dello stochasmos dall'ambito giuridico e appropriarmene. Si tratta cioè del genere epidittico perseguito da Isocrate in gran parte della sua carriera, di cui il panatenaico rappresenta il magistrale atto conclusivo. Un'oratoria che, come ben noto, si fonda su presupposti differenti rispetto a quelli platonici. Ben lungi dal muoversi sul piano dell'episteme, attraverso la dialettica, lo scopo di una tale oratoria è quello di tendere, notate, tendere alla verità, cioè di congetturare la verità, che è un apparente ossimoro. Come si può congetturare la verità? Legando due estremi, alexeia e stocasmos, avvertiti spesso come opposti inconciliabili. Con l'ultimo Isocrate si possono dunque rintracciare, a mio parere, i primi segnali di una riflessione su una retorica filosofica di natura congetturale con l'accostamento dell'ambito semantico dello stocasmosa ai discorsi che sembra nata all'interno del dibattito sofistico e filosofico in merito alla funzione della retorica e alla sua collocazione tra le varie arti, un punto importante su cui mi riservo di ritornare in conclusione. Al medesimo quadro teorico ci riporta anche la retorica di Filodemo, dalla quale apprendiamo che Ermarco di Mitilene, successore di Epicuro e uno dei quattro fondatori dell'epicureismo, è un omaggio anche a chi mi ospita, in un certo qual modo, con Napoli, e eh, in, una epistola, in una epistola indirizzata all'amico Teofeides, databile precisamente al 267 266 a.C., attacca le posizioni del megarico Alessino di Elide contenute nei libri sull'educazione in merito al giudizio espresso sulla retorica sofistica, non considerata una tecne. Alessino, infatti, accusa i retori sofisti, categoruntos ton retoricon sofiston, credo di averlo evidenziato anche quello in grassetto perché sprecano il loro tempo nell'indagine di molti argomenti inutili come lo stile, la memoria e l'interpretazione testuale di passi, mentre trattano solo esternamente la maggior parte degli argomenti utili che è compito dei filosofi giudicare. Se infatti non procedono, sto traducendo. Secondo scienza Catepistemen, ma secondo probabilità eicotologian kaistokasmon guardate l'accostamento eicotologian kaistokasmon purtroppo qui c'è la lacuna la lacuna del papiro non ci permette di conoscere la continuazione del pensiero ma per i nostri fini ciò è già sufficiente per cogliere di nuovo con chiarezza il collogamento dello stocasmos con l'ambito del discorso retorico, per di più in unione con un altro termine cruciale che rimanda all'ambito della verosimiglianza. Il contesto inoltre non lascia pochi dubbi sul fatto che Filodemo stia qui riportando le parole di Ermarco e quindi a sua volta di Alessino, senza ricorrere a un linguaggio suo proprio, fornendoci un'ulteriore prova del periodo in cui lo stocasmos diventa sempre più elemento del dibattito retorico. È proprio sul contrasto tra epistemi e stocasmos che sembra sia incentrata buona parte dello scontro tra Elessino e Dermarco, come si può ricavare ancora dalla parte finale del frammento, dove il termine stocasmos ricorre di nuovo, questa volta in unione con empeiria. Anche per Irmarco, dunque, come per Isocrate, l'utilità dei discorsi non si misura dal guadagno. Molto meglio fuggire i timori che sconvolgono l'anima piuttosto che vincere i processi oppressi dalla paura. Emerge quindi, a quanto si può capire, una considerazione simile che non svaluta il ruolo dello stocasmos rispetto a una procedura catepistemen. È pertanto all'interno del dibattito filosofico sulla posizione da assegnare alla retorica tra le varie tecnai, stabili o congetturali, che sembra delinearsi il collegamento tra lo stocasmos e una categoria precisa di logoi, i quali, non potendo afferrare la lezzeia, riescono comunque a garantire, attraverso la verosimiglianza, almeno un'approssimazione al vero. E i cos? Stocasmos? Alessia. Ritroviamo alcuni elementi quindi di fondo della pratica, della riflessione teorica, teorica dei discorsi. Al quadro fin qui ricostruito si possono ancora aggiungere alcuni riferimenti. Uno rapidissimo, un passo del De Mari Eritreo, conservatoci da Pozio, di Agatarchide di Cnido, il cui interesse, oltre che per i poeti, per la retorica, per lo studio dei testi degli antichi oratori è stato molto ben messo in luce da Anna Santoni. Agatarchide, studioso poliedrico attivo nel secondo secolo a.C., principalmente nella prima metà, si richiama direttamente al lavoro di Eratostene, quindi della Biblioteca Alessandrina. E a conclusione di una car carrellata sulla incredibilità di molti racconti e quindi sulla loro inutilità nella ricostruzione storica afferma che diventa tuttavia per se stesso causa di confutazioni, elenco, colui che riduce, che riporta metagon l'abilità dei costruttori di racconti alla chiarezza dei fatti. Chi priva quest'ultima della possibilità di confutazione non lascerà nulla di più significante dal momento che viene tolta la credibilità, la possibilità di aderire alla credibilità. Se dunque... Per Agatarchide la storia non si può ricostruire senza la credibilità che le viene dalla possibilità della confutazione, la licenza poetica è sottratta a una tale dinamica. I poeti non vanno accusati o biasimati, testuale, perché ogni poeta è colui che mira a muovere i sentimenti più che alla verità. Pas poietes psychagogias Malloné alle séios esti estisto Una frase che sembra proprio una citazione quasi alla lettera ripresa quindi di una famosa affermazione di Eratostene. Ogni poeta tende a muovere i sentimenti più che a insegnare. Poietes pas stochazetai Psychagogias Udidascalias, Stochastes, quindi, ci troviamo di fronte a una delle prime attestazioni del termine nel II secolo a.C., nel periodo quindi di Ermag Ermagora. Se è plausibile l'accostamento proposto, il termine sembra rimandare all'ambiente della scuola alessandrina e ciò ricondurrebbe l'uso dell'emma, come di quelli adesso connessi, all'ambito del commento e delle scuole retoriche, che possono averlo accolto dalle precedenti riflessioni sorte all'interno delle scuole filosofiche. Però, anche perché il tempo scorre, è ora di lasciare l'attività del commento e di osservare invece in azione gli oratori della grande stagione classica. Se la sfera dello stai possiamo così riassumere, svolge un ruolo marginale nella costruzione dei discorsi all'interno dell'oratoria attica e non assume un'accezione tecnica escludendo il passo analizzato del panatenaico un peso maggiore ha certamente la semantica riconducibile alle all'eikadzein si può schematicamente dire che se sto e i termini connessi sono principalmente della riflessione teorica e del commento e ikadzein con tutta la sua famiglia denota l'intervento dell'oratore, in particolare l'intervento dei discorsi giudiziari, laddove egli deve ricorrere ad una ricostruzione verosimile o presentare quadri convincenti. Una battuta dell'Antigone che vi ho riportato mi sembra che permetta di afferrare alcune operazioni attivate dal verbo in una situazione assimilabile a quella che si presenta normalmente nei processi indiziari. Il coro invita il messaggero a immaginare titutan Tutan e Icaseias, 1244, cosa succede all'interno del palazzo in cui è rinchiusa Euridice, dopo che ha preso la notizia della morte del figlio. Cosa deve fare quindi il coro? Che cosa deve fare, scusate, il messaggero? Deve sostituire quello che potrebbe vedere con gli occhi con ciò che deve costruirsi nella mente. In questa prospettiva la supposizione è in ultima analisi un'immagine mentale. Un analogo sforzo è proprio quello che è richiesto anche all'oratore quando avanza una ricostruzione verosimile e anche lo stesso sforzo che deve fare il pubblico quando è, chiamata, quando è chiamato a giudicarla. La Calliste e di Caiotate apologia è quella che mette i giudici nella condizione di conoscere al meglio ciò su cui dovranno votare. Ce lo dice l'antidosis di Isocrate. Senza essere incerti ed errare su chi dice la verità, me planazzai te dianoia. Lo afferma Isocrate nella situazione molto particolare dell'antidosis. In cui il fittizio processo vertente sui discorsi, sui suoi discorsi, aggiunge comunque elementi utili, a mio parere, per chiarire le dinamiche reali della congettura. Se fosse stato, dice, incolpato per delle azioni commesse, non sarebbe stato in grado di presentarle ora ai giudici, ovviamente, in modo che materialmente le potessero vedere. Osservate, dein ma sarebbe stato necessario che essi venissero a conoscenza dell'accaduto, come riuscivano, congetturando e i cazontas in base alle parole pronunciate. Dal momento che però la causa riguarda i discorsi è più agevole chiarire la verità, e infaniei mostrare la verità. La verità Congettura come quindi la sostituzione della visione diretta. Il caso estremo dell'antidosis ben determina gli ambiti, la forza, i limiti di una tale procedura. I fatti, una volta commessi, non si possono ripetere. O si è stati testimoni o si sono persi per sempre dal momento che i giudici non erano ovviamente presenti. Lei Kazen, con la capacità delle parole di evocare immagini, è l'unico mezzo a disposizione per avvicinare la realtà delle cose e potersi esprimere con cognizione di causa. La congettura è ciò che più si accosta alla visione diretta. Rimane tuttavia un metodo con intrinseche fragilità cognitive. L'assenza di martires è la condizione su cui non a caso fa leva pure Antifonte nell'orazione sul coreuta, segno che doveva essere un luogo abituale fin dalle prime esercitazioni retoriche dell'oratoria attica. Anche in questo caso le considerazioni presentate hanno una portata generale, esulando dalla situazione specifica, un processo in cui è coinvolto un corego. Che è accusato di aver avvelenato un coreuta si difende sostenendo di non aver ordinato al giovane di bere il veleno, di non averlo costretto a farlo, di non avergli dato materialmente la pozione. Dice accusare e mentire è in potere di chiunque lo voglia fare, ma far sì che quanto non è avvenuto sia accaduto, e rendere quindi in tal modo colpevole chi non lo è. Non risiede nelle parole degli accusatori, ma è una questione di giustizia e di verità. Per le azioni commesse di nascosto, come gli omicidi premeditati, cioè senza quindi testimoni, l'unica via è cercare di farsi un'idea delle parole dell'accusa e della difesa. Con una efficace immagine, Antifonte dice che bisogna andare a caccia. Paragrafo 18. Di indizi. Quindi l'atteggiamento di chi congettura è quello del cacciatore che cerca di scovare la preda andando alla ricerca del senso delle pranore pronunciate, anche i sottintesi. Osservate il verbo uponoein, la uponoia, Uponoein, talegomena. In un ottimo commento all'orazione. Po' di anni fa, ma sempre il se mio parere molto valido, Adelmo Barigazzi anota a proposito del verbo zerewein che l'espressione antifontea può darsi che divenne un luogo comune nelle esercitazioni sulle ICOS. Sto citando, sto citando direttamente Barigazzi: essa indica bene con bella metafora l'intricatezza, dice Barigazzi, della questione. E le difficoltà di uscirne, come scoprire e scovare la selvaggina nell'intrico dei boschi, con un'immagine presa dallo stesso ambiente, dice Barigazzi, si potrebbe dire fiutare. Dunque, chi ben congettura, dico io, aggiungo io, deve essere anche un sottile interprete e critico capacità richieste pure ai giudici in quanto il verdetto finale in situazioni del genere è il frutto appunto di concetture e i cazontas più che di una chiara conoscenza dei fatti, saf e i Si ritrova una rete di rapporti per gran parte sovrapponibile a quelle emersa dalla testimonianza isocratea, con il verbo uponoein come il successivo Eikazzei, in antitesi a Safa e Idenai. Anche per Antifonte il Safes è precluso alla congettura, che rimane però l'unico mezzo a disposizione in un processo privo di testimoni. Si tratta di una ricerca difficile, soprattutto perché i fatti sono stati commessi di nascosto, in quanto chi premedita fa di tutto per non farsi scovare. La congettura può tuttavia prestare il fianco a pericolosi sospetti. I rischi li svela ancora tutti Antifonte, il vero maestro della congettura, con l'orazione sull'uccisione di Erode, su cui ritorno anch'io, una difesa tutta costruita sull'inverosimiglianza dell'accusa. L'imputato, come è stato prima ricordato, è Ossiteo, cittadino di Mitilene, accusato di aver ucciso in un viaggio per mare. L'Ateniese Erode, i due si erano imbarcati sulla stessa nave da Mitilene, diretti alla costa della Tracia. Una tempesta li costringe a trovare riparo nel territorio di Metinna, dove dopo una notte di feste e di bagordi, Erode, sceso dalla nave, dalla nuova nave su cui si erano trasferiti, scompare. E i parenti di Erode incolpano Eusiteo di assassinio pur in assenza di indizi, anzi con deposizioni sotto tortura contraddittorie dei due membri dell'equipaggio. Dell dell Come si nota, ci troviamo di fronte a un classico caso che la tradizione retorica successiva rubricherà all'interno dello Stocasmos. Abbiamo una persona dispersa, un'accusa di omicidio, senza aver dimostrato prima l'effettiva morte dello scomparso. Le cose, dunque, la risorsa con cui Eussiteo scagiona se stesso e un certo vicino, per conto del quale, secondo l'accusa, avrebbe agito. Le considerazioni sono stringenti, le deduzioni molto puntuali, varrebbe la pena riprenderle, ma il tempo non me lo consente. Nulla, dunque, in base al vero simile, se avete poi la pazienza di rileggere e vedere ancora... L'orazione, eh, nulla dunque in base al verosimile, può far ricadere la colpa su Eussiteo e Olicino. Però, però rimane l'argomento principe, dice il nostro oratore, su cui fanno leva soprattutto gli accusatori. Non c'è più l'uomo, il cadavere non c'è, ma è scomparsa una persona. Eussiteo consapevole della naturale curiosità umana. È conscio pure che i giudici desiderano, pozzeite. avete una, un, un desiderio matto, insomma, di ascoltare su questo punto. Però, però lui qui si arresta, non intende andare oltre. Le sue considerazioni rivolte ai giudici, a mio parere, mettono a nudo tutti i limiti della congettura. E quindi indicano anche i modi con cui ci si possa opporre traduco il passo già citato 64 seguenti se dunque bisogna che io congetturi su questo passo su questo punto io e voi siamo sullo stesso piano io e voi ne lo sappiamo allo stesso modo perché né voi siete colpevoli del fatto come non lo sono io ma se bisogna ricorrere alla verità Chiedano a qualcuno che ha agito. La verità te lo può dire chi ha fatto l'atto, non lo posso dire io. Da quello potrebbero essere informati con la massima precisione per me che non ho agito, la risposta più lunga è questa: non ho agito. Per chi invece ha fatto, la spiegazione è facile. E se non spiega, è facile congetturare bene, ovvio, perché sa già quando lo fa come potrebbe eh, difendersi. I criminali infatti nello stesso tempo commettono i crimini e cercano la profasin, la profasis dell'ingiustizia commessa. Per chi invece non ha agito è difficile congetturare e i cazzein periton afanon riguardo ai fatti oscuri. Se qualcuno, se ciascuno di voi fosse interrogato su ciò che non sa, Penso che direbbe solo che non lo sa. Ma se qualcuno vi invitasse a dire qualcosa di più, credo che sareste in molta difficoltà. Non mettetemi dunque in questa difficoltà nella quale neppure voi sareste a vostro agio. Neppure se congetturassi bene e ue i cazzo e Anne e ue i cazzo riterreste che in questo io avrei la soluzione dell'accusa ma mi basti mostrarmi incolpevole del fatto in questo consiste che io sono incolpevole non se trovo in che modo l'uomo è scomparso o è stato fatto fuori ma se non mi conveniva proprio farlo fuori uccide mi sembra riduttivo spiegare questo rifiuto della congettura come un semplice gioco delle cose cogliervi come pure è stato detto un umorismo un po' altero proprio della maniera di, Socrate, di scusate, di Antifonte. In realtà l'oratore è impiegato qui, sfruttando tutte le risorse logiche, a svelare le potenzialità conoscitive, i limiti e i pericoli della congettura nei suoi rapporti con il vero L'accusato si sottrae alla ricostruzione di come sarebbero andati i fatti, perché in alcuni casi ciò può costituire anche un'arma a doppio taglio. Perché? Perché chi ben congettura deve conoscere bene i fatti, una conoscenza che non può avere chi è del tutto estraneo all'accaduto. Congetturare bene può essere dunque a queste condizioni molto pericoloso. Antifonte stravolge quindi la normale procedura difensiva, mettendo in guardia da un eccessivo uso delle icazze, che quando troppo verisimile. Può gettare sospetti di coinvolgimento su chi lo avanza. Se è dunque inverosimile l'accusa rivolta a Eusiteo, egli non accetta di far seguire una ricostruzione congetturale dei fatti. Le orazioni e le tetralogie di Antifonte, con le varie situazioni che presentano, sono un vero manuale del verosimile e della congettura. Ma se la congettura è, in tutte le sue possibili declinazioni, elemento insostituibile del discorso giudiziario. Essa non è comunque prerogativa esclusiva. Esiste anche una sfera delle Eikazain del direttore politico che deve saper prevedere e predire. Ora qui non mi dilungo, anche perché vedo che sta percorrendo il tempo. Ma in che cosa consiste in del politico? Nel creare immagini, nel creare immagini efficaci sul pubblico. Demostine ricorre alla favola del gregge che consegna i cani ai lupi. Eh, c'è anche l'immagine dei mercanti di grano che trasportano in un sacco un campione di merci per vendere con pochi grani una, una grande quantità di prodotto. Tutte cose che il greco definisce proprio con il verbo ei ehm, Insomma, in questo si dimostra anche la dei notes, per esempio Demostelica. La tradizione poi retorica ha insegnato anche come utilizzare efficacemente le concetture legandole all'ampliamento del tema trattato e sottoposto a valutazione attraverso cioè la auxesis, segno che l'eikazen ha spazio anche nel discorso epidittico e in particolare dell'epainos e dell'opsorgos. Lo mette per esempio ben in luce la retorica d'Alessandro, Passo che qui vi ho riportato, quando indica che bisogna inferire congetturando e operare l'accrescimento accostando un elemento ad un altro. Il verbo proprio utilizzato qui dalla retorica, e poi codomain paragona efficacemente l'artificio retorico alla costruzione di un edificio, l'artificio retorico a una costruzione di un edificio, come viene esplicitato da, appunto dall'esempio poi. Proposto, dove la auxesis del retor è il risultato finale di una somma di congetture. Allo stesso modo in cui la casa lo è di tanti mattoni, dal discorso giuridico a quello assembleare fino al discorso epidittico, la congettura ha in tutte le sue realizzazioni o declinazioni il comune denominatore nella creazione quindi di immagini potenti sostitute della realtà. Nei processi, suscitatrici di pensieri e di deduzioni nelle forme espressive. E dunque è quello che sempre la tradizione retorica definirà come fantasiai, dette anche eidolopoiai, cioè appunto creazioni di immagini. Il passo del sublime, anche ricordato ieri, in quel passo la fantasia è tutto ciò che è in grado di suscitare un pensiero generatore di parole sebbene il termine sia prevalso per definire un parti una particolare situazione. Qualora, citazione, ciò che dici per l'entusiasmo e per il sentimento, badate, ques, eh, blepe in doques, credi di vederlo e lo poni sotto gli occhi di chi ascolta. C'è una fantasia dei poeti, dice l'anonimo, volta a colpire, e una degli oratori volta a rendere evidente la enarcheia, anche se entrambe creano e cercano il patetico e il concitato. Porre sotto gli occhi di chi ascolta, l'espressione ricorda in modo trasparente il pro-maton -um che Aristotele riconosce come prerogativa della metafora e in generale di ogni processo simbolico. Il concetto di fantasia di derivazione stoica la sua forte componente visiva è la categoria che dunque ingloba anche la congettura, come essa almeno si è venuta delineando nelle mie parole, legandola strettamente per l'oratore alla persuasione. È interessante notare che è lo stesso razzonte che si ritrova anche in Sesto Empirico, nell'adversus Mathematicos 263, quando nel suo attacco ai grammatici e ai retodri, Riporta le definizioni usuali della persuasione, tra le quali ciò che è chiaramente vero, e infondendo un'immagine, en poi un fantasia, del vero ci trascina il consenso, oppure ciò che è falso, e infondendo un'immagine comunque di verità, la vedete la stessa costruzione, en poi un fantasia, ci trascina allo stesso modo al consenso. Quello che, aggiunge sesto empirico. Gli oratori chiamano Eicos. Si tratta di una documentazione assai preziosa, perché attraverso le varie confutazioni della retorica e dei suoi obiettivi, scopo dell'Alversus Mathematicos, dal testo si possono ricavare o le opinioni più comuni. E quindi troviamo qui condensati a ben vedere le modalità di realizzazione, le finalità della concettura, in particolare di quella giudiziaria. È una caratteristica che si trova anche che poi Dionigi di Alicarnasso riconosce propria anche di Lisia. Lisia che eh, fu il migliore fra tutti i retori ad osservare la natura degli uomini e ad assegnare e ad assegnare sentimenti, caratteri e azioni convenienti a ciascuno. Ed è in forza di questa capacità che risulta più credibile nel creare congetture della verità, cioè nell'essere Guardate, tes Alezeias, Pizzanoteros e Dei Socrate 11. Espressione che suona sinonimica di quella che prima vi avevo citato di Agatarchide a proposito del poeta. Stocacestes Psychagogias, Mallone Alezeias. E i cazzes, se ho, ho ancora qualche minuto. Posso andare avanti? O, o, posso? Sì, sì, Fabio, ancora qualche minuto, senz'altro. E il caso in Estocazes, in base a quanto fin qui ricostruito, si può affermare quindi che i due ambiti semantici definiscono lo stesso processo da angolature differenti. Il primo dall'interno dell'attività del retore il secondo dall'esterno, dal lato della, della teoria del commento. Rimane però aperta una domanda. Un punto di fondo, dove è avvenuta, se è avvenuta e come la convergenza tra i due piani? Si può forse individuare l'anello di congiunzione nella critica alle tecnai, e in particolare alla retorica, condotta in ambiente platonico, il cui punto di arrivo è la distinzione fra la dialettica e l'arte della persuasione. Tra le arti manuali, spiega Socrate a Protarco. Si eh, distinguono quelle che più appartengono alla episteme e quelle che vi partecipano di meno, le prime più pure, le seconde di meno, e in tal modo si individuano le egemonicai, le arti guida. Se in tutte le arti si separassero l'aritmetica, l'arte del misurare e quella del pesare, ciò che rimane di ciascuna sarebbe ben poca cosa. Rimarrebbe, dice Platone, dopo di ciò l'eikazen, il congetturare, e l'esercitare le sensazioni con l'esperienza e una certa pratica, emperia kaitinitribe, avvalendosi inoltre delle risorse, io qui non so tradurre, inoltre io tradurrei delle risorse dell'attività congetturale o forse delle risorse, delle, delle risorse tese a mirare all'obiettivo, Chiamate da molte arti, se sono rinforzate con l'esercizio e la fatica. Per me non è semplice rendere in traduzione le parole di Socrate con il valore polisemico dell'aggettivo Stocastes, dell'aggettivo sostantivato Stocastè, che definisce la pratica tendente con la previsione e l'inferenza da una realtà conosciuta a realizzare lo scopo proposto per ciascun mestiere. Il punto di, di arrivo di questo passo cruciale. Del Filebo è l'affermazione della superiorità della dialettica sulla retorica, in contrasto con le tesi dei sofisti e in particolare di Gorgia, che non a caso, richiamato poco oltre, spesso affermava invece, come testimonia Protarco, la superiorità dell'arte del persuadere, è la pagina 58A, su tutte le altre. Il valore da assegnare alla retorica pare dunque passare attraverso la considerazione della concettura strumento più alto per realizzare la persuasione o semplice espediente a cui ricorrono i mestieri che non possono tendere a una verità. E nel Gorgia, Socrate si rivolge direttamente questa volta al sofista in un notissimo passo che con precisi richiami lessicali alla precedente affermazione del Filebo definisce cosa sia la retorica. Per Socrate non è un'attività propria dell'arte. Ma di un'anima abile, un un abile a congetturare. Suches, stochastisches, e anche valorosa, capace per natura di accostarsi agli uomini. È insomma adulazione, come sappiamo, è esperienza e pratica, un eidolo. Anche in questo passo del Gorgia, l'aggettivo stochasticos appare in tutta la carica polisemica, connota l'anima che non può raggiungere il vero, ma può solo approssimarsi alle, ad adesso con il ricorso a deduzioni a congetture. Attraverso la critica delle tecnei, nel dibattito sulla posizione della retorica, nel suo accostamento alle altre arti congetturali, si crea dunque la congiunzione, a mio parere, tra il piano delle icazzein e quello dello stoccazestai, fino all'uso spesso sinonimico dei due termini quale si trova per esempio in Filone di Alessandria. Stocasmos e Icasia sono contrapposti qui al saldo discorso della verità, nella necessità di ricercare l'usia. Nulla è preferibile alla ricerca del Dio vero, del vero Dio, anche se essa supera le potenzialità umane. Il desiderio però di imparare, il passo del de, eh, specialibus legibus, eh, mh, il desiderio di imparare procura da solo, Piaceri indescrivibili. L'intelletto si innalza dalla terra al cielo, gira attorno con la luce, il sole, È bellissima questa pagina, e tutto il cielo desideroso di vedere le cose di lassù, inondato di pura luce. L'occhio dell'anima soffre quasi di capogiri, però non rinuncia. Ma con la ragione invincibile si lancia, si slancia la visione che è consentita come in una gara si rincorre il secondo posto, una volta perso il primo. Ecco che cos'è la congettura. L'Eicasia e lo Stocasmos sono il secondo premio, una volta che abbiamo perso il primo. La storia dei termini, dunque, Stocasmos e Eicasia, procede da questo momento di pari passo, in un vincolo che li lega alla realtà dei discorsi, o più in generale a riflessioni gnoseologiche. E per rimanere però nell'ambito della retorica, con cui mi avvio a concludere. L'importanza che la tradizione platonica ha avuto in questo processo mi sembra dimostrato ancora in modo incontrovertibile dalla grande operazione di Elio Aristide nel trattato sulla retorica. Vero dialogo a distanza con Platone e sulla retorica, in un fitto uso dei due ambiti semantici impiegati come sinonimi o comunque interstrangibili, partendo proprio dal passo del Gorgia primo ricordato. Rivaluta la retorica rispetto alle critiche platoniche, facendo proprio leva sulla capacità di congetturare. È proprio attorno alla riduzione della retorica a semplice congettura come mezzo svalutato che Elio Aristide ci, si concentra, operazione che gli consente il recupero non solo della pratica dei discorsi, ma anche di tutti coloro che ne fanno buon uso, in primis il consigliere sulla retorica appare in tal modo anche una grande difesa della forza della congettura che non è disgiunta dalla ragione, differentemente da quanto crede Platone, e quindi dalla pratica delle ricosse. Ric La retorica, in quanto arte del contingente, non va svalutata e ha il legittimo diritto di essere accostata alle altre arti tradizionalmente riconosciute come tali. Perché ti meravigli? Se la retorica congettura chiede elio Aristide in questo dialogo, nella finzione del dialogo inscenato nel trattato, eh, mh, nella finzione di un dialogo inscenato nel trattato, lo chiede a un, a un sorpreso Platone, per stessa ammissione di Platone, ricorda lo stesso elio Aristide, la episteme e la sofia sono dipendenti dalle eicazei riguardo agli aspetti più importanti, in quanto la precisione è prerogativa solo del dio, l'uomo può dunque solo congetturare, mentre la Episteme, per riprendere Omero, risiede sul suolo di Zeus. Dalla retorica alla filosofia, la congettura ci appare dunque sempre meglio come la capacità di ricorrere all'immaginazione. Essa, pur diversa nelle varie epoche e culture, come la psicologia dell'immaginazione ha messo in luce, nella Grecia classica e postclassica, oltre a cooperare come la memoria, la formazione del sé individuale, agisce a livello collettivo, dandoci il senso di appartenenza a una comunità, aiutandoci a regolare la vita di tutti i giorni, nella nostra capacità di creare immagini di cose assenti o di ridare forma e vita al passato. Tendiamo a ricostruire un ordine, a trovare soluzioni in momenti di crisi, quanto mai è valido oggi questa frase, direi ad ipotizzare un mondo migliore o ad afferrare realtà ancora noi ignote. Tutto questo è la forza in ultima analisi della congettura e non trovo in sintesi parole migliori di quelle di Seneca che nelle sue Naturales Quaestiones, discutendo dello stato delle comete, definisce la congettura come il mezzo per entrare in occulta, bellissima immagine e bellissima espressione. Solo gli dèi hanno la scienza vera. A noi è concesso unicamente gettare uno sguardo sulla realtà delle cose come attraverso una fessura. Stupendo quel rimare il in bilico come siamo, non con la sicurezza di trovare la verità, però non senza la speranza di trovarla. Vi ringrazio. Grazie Fabio per questa relazione davvero oh, straordinariamente ricca, direi appunto mi approprio delle tue immagini di ieri, ci hai suonato diciamo in, in maniera egregia veramente per la ricchezza di fonti e per la quantità di ambiti che hai attraversato. Eh, lascio quindi subito la parola a chi vuole intervenire per qualche domanda di chiarimento eh, e poi procedi, possiamo procedere, io ne ho alcune ma le lascio più avanti. Allora, Francesca Piazza, una delle relatrici di domani. Ecco, ciao Francesca. Ciao, Francesca. Buonasera, ciao, Buonasera ciao. a tutti. Buonasera. Grazie, grazie davvero. È stato estremamente stimolante. Io, più che una vera e propria domanda, sì, è anche una forma di domanda, ma è una riflessione sulla differenza, sulla possibile differenza tra eicadzein eh, e stocadzein. Sto tu hai detto... E penso che sia una conseguenza forse di questa osservazione che sto facendo: che Sto è più vede dall'esterno e quindi riguarda la teoria, mentre invece Le Kazaine eh, guarda dal punto di vista dell'attività del, del rete o comunque di chi sta facendo la, la congettura. E potrebbe essere, secondo te, questa una conseguenza più eh, di un altro tipo di differenza, eh, di carattere più generale? Eh, che non toglie che poi possano essere anche sinonimi in alcuni contesti, ma a me pare che i casi guardi più il tipo di attività cognitiva, che un'attività cognitiva vicina all'immaginazione, in parte identica all'immaginazione, ehm, nel senso che è quel tipo di ragionamento che facciamo in assenza di evidenza, di, di, quindi una sorta di sostituto della vista, per in, come anche hai fatto eh, vedere. Quindi ehm, anche come ha fatto vedere la professoressa Thomas prima, nelle... erano molto convergenti le due, le due relazioni per fare vedere questo tipo di mh, attività delle iCudsign. Invece sto è come se guardasse più all'aspetto del risultato, cioè del, cioè del mirare a qualcosa di incerto, la dimensione dell'incertezza, più che all'attività cognitiva, più al fatto che è un tentare, significa in fondo tentare, è un, ten, un tentare. Che se è fatto bene è anche eh, è un prendere la mira che talvolta colpisce eh, nel segno. Quindi forse guarda, diventa poi, eh, in secondo momento, nel momento più della riflessione teorica, un verbo utilizzato, come dicevi, anche in un senso come dire, eh, eh, meta eh, teorico, però anche la, si vede anche in quei passi che hai citato di, di Platone alla fine, eh, non sono del tutto sovrapponibili né in alternativa, sono, diventano in qualche caso sinonimo, ma è come se si focalizzassero su aspetti eh, differenti dell'attività del congetturare. E forse è più eh, mi riferisco qui adesso invece a um, una cosa che ha detto a un certo punto la um, professoressa Thomas, a proposito del fatto che eh, eh, guessing in inglese eh, eh, è meno forte. Forse Sto in assomiglia più a Guessing, mentre Cazin ha un pensiero um, un pensiero che sostituisce la, la visione. Non so se, è... Lì, sì, no, 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 ho capito, ma io sono, sono d'accordo. d'accordo. Quello che sostanzialmente dicevo, eh, le, le, non a caso quando io ho parlato della visione l'ho legato la visione al verbo ecazein. È l'attività del retore che cerca di creare l'immagine davanti al pubblico, allo spettatore. Quello sicuramente è ovvio che nel momento in cui invece dobbiamo andare a capire l'efficacia del discorso, quindi sicuramente hai ragione nel dire che il verbo stocasmos indica, vediamo se hai raggiunto il bersaglio, se la congettura giunge a buon fine. Sul passo di Platone che poi è quello che io ho citato, forse a cui tu alludevi, cioè il passo del filebo, beh lì a me sembra, a parte il fatto ritorno a dire che non, mi non è così facile eh, da, da, da tradurre, e da esplicitare quell'espressione, ma rimane dopo di ciò appunto il congetturare e l'esercitare, le le, le sensazioni eh, e qui però dice il Kazin, cioè il crearci allora dell'immagine dei resti un livello appunto più museologico, cercare e, e una certa pratica, valendosi inoltre delle risorse dell'attività dell che è tesa a raggiungere l'obiettivo. Questo forse è che quello che io ho proposto, che dicevo è una delle mie possibili traduzioni. Quello che poi è l'arte, allora, il mestieri, le tecniche cosa devono fare? Devono raggiungere, eh, devono fare quello per cui sono preposte, a cui sono preposte. Il, il calzolaio deve fare le scarpe, il, 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 eccetera. Chi fa un mestiere deve raggiungere lo scopo del proprio mestiere. Quindi io penso che tu abbia ragione in, questo, in questa distinzione. Poi è ovvio che pesa anche molto il valore che il termine stesso proprio all'interno della riflessione eh, mh, retorica ha assunto nella tradizione, per cui però mi sembra abbastanza evidente che mentre lo stocasmos del verbo non hanno se non in quel passo che ho citato di Isocrate, a mio parere, un momento di riflessione, riflessione eh, all'interno dei discorsi Invece, eh, poi eh, nella riflessione della, già di Antifonte, il peso eh, più importante è preso da lei Kazan. Poi nella tradizione successiva, sicuramente i due termini sono sinonimici, non, non credo che ci siano dubbi. Quando arriviamo certamente a Filone, mh, non credo ci sia più questa differenza, ma neanche con, con Elio Aristide. La vera accusa che egli oristide muove a Platone, che è la cosa più importante, è che lui non sa creare immagini. Cioè la cosa per cui Platone più anche era apprezzato, è proprio quello di essere un grande costruttore di immagini. Se si va a vedere quello che egli oristide dice nei tre discorsi platonici, dice che sbaglia a fare le immagini. Cioè prende immagini che non hanno, che non sono corrispondenti a quello che poi vuole dimostrare. E in questo sta proprio il rapporto con, di emulazione, ma anche quindi di grande, di grande rispetto a Platone, ma anche il tentativo di smarcarsi in un gioco molto fine di Elioristide. Grazie. Io. Lorenzo, Lorenzo. Sì, grazie mille. Eh, avrei moltissime domande, ma mi limiterò a una. Mi ha colpito molto il, la parte della sua relazione sul concetto di fantasia, che, se ricordo bene, era introdotta dal eh, seguente ragionamento. Mm. O noi facciamo esperienza di qualcosa oppure attraverso il nostro, la nostra attività congetturante, per come espressa dai Kazin, dobbiamo costruirci un'immagine mentale di qualcosa. Quindi un'immagine la dobbiamo costruire necessariamente, o eh, siamo in qualche modo esposti alla realtà esprimendola direttamente, oppure dobbiamo creare una sorta di rappresentazione. Ora su questo io eh, considererei un passaggio del Sofista di Platone che trovo molto interessante proprio perché lui propone una eh, definizione, se vogliamo, o comunque una eh, delimitazione del concetto di fantasia. E si tratta di 264 eh, A e seguenti. Eh, nella traduzione di Fronterotta leggo proprio brevissimamente, quando eh, la doxa, che quando è, è pronunciata eh, nel silenzio dell'anima con se stessa, è chiamata giudizio, quando invece si manifesti in qualcuno non di per sé, ma attraverso la sensazione di aesthesios, un'affezione di questo genere la si potrà chiamare correttamente, in altro modo che apparenza, dove affezione è pathos, quindi evidentemente una dinamica percettiva di affezione rispetto a qualcosa. E subito dopo... Um, se è dunque vero che vi sono un discorso vero e un discorso falso, poiché il pensiero ci è apparso fra essi come un dialogo dell'anima con se stessa, il giudizio come la conclusione di un pensiero e ciò che diciamo appare, Fainetai. Come una mescolanza di sensazione e giudizio, estesium, exis, ai stesio, sky doxes. Perché faccio questo riferimento testuale? Perché mi pare di rilevare una sorta di storia del concetto di fantasia che parte dal concetto di apparizione esterna, di manifestazione di qualcosa, a, alla costruzione di un'immagine mentale. Dove, ovviamente, in questa storia il ruolo cruciale della. Introiezione per così dire, intro, eh, interiorizzazione dell'immagine giocato proprio da Aristotele, be anima, parpa naturale, eccetera. Quindi la mia domanda è: a partire da questa ricostruzione assolutamente sommaria e, e rozza, nel pensiero in qualche modo che eh, intride tutta la retorica, diciamo riscontriamo un passaggio chiave in questo percorso? che Porta la fantasia dall'apparizione esterna, in qualche modo impastata di giudizio, alla creazione di un'immagine per così dire interna. Non so, se, non so se mi sono spiegato. Sì, 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 sì no, è chiarissima. La domanda è chiarissima. Il problema è che io la risposta così sui due piedi no, non l'ho, se non di dirle, se non quello che le posso dire: teniamo conto, teniamo conto che la fantasia è un termine storico, cioè la riflessione nasce. Come, non è che il termine sia storico e solo standardizzato chiaramente dagli stoici, ma la grande riflessione, mi pare di poter dire, sulla fantasia dovrebbe essere di ambito storico. Per quanto riguarda invece l'utilizzo del, del, del termine, e non a caso lì poi, vabbè, che quello è già è ancora Platone, probabilmente c'è l'aggancio anche con i pazzi, adesso bisognerebbe vedere all'interno dello stoicismo, però questo io non lo so. Eh, per quanto riguarda però l'utilizzo, l'utilizzo che ne fa per esempio l'anonimo del sublime, qui è un utilizzo schiettamente, schiettamente retorico. Cioè, che cosa deve fare? Deve, eh, io ricordo quando ricordo questo passo mi viene in mente anche l'incipit, non so se l'avete in mente, eh, della. Um, L'introduzione, il, diciamo, eh, il proemio iniziale a tutte le vite di Plutarco, all'inizio delle, delle vite di Alessandro, dice che eh, bisogna, la, i bioi, diversamente dallo sto, dal, dal, dalla storia, devono sapere, eidolo eh, poieina, anche lì, no? Re, rendere l'immagine, rendere visibile l'immagine, pare che proprio usi questo verbo. Cioè è proprio quella capacità, attraverso le parole, l'abilità retorica, non si, si realizza solo nel momento in cui io ti rendo partecipe di quello che io penso. E come faccio a renderti completamente partecipe? Soltanto se ti condivido, ecco, noi dire, potremmo dire ti condivido lo schermo. Ecco, mi viene in mente questa immagine. La mia mente te la condivido e come faccio a condividertelo? Appunto, ti creo l'immagine, cerco di restituirlo. Ieri io, eh, proprio eh, eh, quando parlavo con, con Mauro sulla, sulla, su quel famoso passo dell'agamennone, che poi in parte ricorda il passo invece che ho citato oggi dell'Antigone, beh, questa cosa, cos'è lei E quindi anche la fantasia? È quello di creare una immagine laddove l'immagine non c'è. E quindi è ovvio che è un processo interiore, certo, da un'immagine esteriore, fantasia è quello che appare, a una cosa che io ho dentro e che devo cercare, però, di ancora una volta, esteriorizzare. E esteriorizzo con le mie parole, perché tu poi te li possa reintroiettare e quasi proiettartele nella testa. Quindi credo che ci sia, da una, questo processo del, del retore, nelle parole del retore, non si dà verità, non si dà la verità se tu non riesci a farmela vedere. Neanche la verità si impone solo per la forza della verità. La verità è debole. Anche la verità, figuriamoci, appunto, le occulta. Le occulta. Possiamo solo vederla attraverso una rima, appunto. Grazie. Sì, ma sono d'accordo su quello che hai Assolutamente. Qualt Altra domanda? Daniela Faust, ha preso questa fase anche lei, relatrice di domani. Eh, Devi attivare il microfono, me... professoressa. Lo faccio. Ecco. Mi sentite, sì. Sì, sì? Allora, di nuovo buonasera a tutti. È un piccolo contributo che viene dalla, dalla medicina ippocratica a proposito di stai di cui stavamo parlando. E stai che è usato un paio di volte nella collezione ippocratica e in particolare in un trattato metodologico importante, l'antica medicina e che cosa, eh, cosa si dice? Che i, il medico deve stocarse stai al metron quindi stocarse è il senso di eh, puntare quindi sforzarsi di raggiungere un qualche cosa ma che cosa deve puntare il medico? Deve puntare a, al metron alla giusta misura che poi gli permetta di eh, intervenire e, e quindi eh, diciamo ha, ha un, un valore eh, forte questo. Stocarz, no? non si ricerca eh, l'approssimazione. Anche se eh, la metafora che ci sta dietro è quella che conosciamo bene: la no? metafora dell'arciere che prende la mira eh, per colpire. E c'è un passo. Ancora più, più chiaro, eh, che viene dal testo del feto di otto mesi, che dice che il medico eh, deve orzos stai? quindi deve eh, puntare, eh, deve mirare orzos correttamente, che è un altro dei grandi temi de della medicina, a che cosa? Alla salute dei malati. Quindi eh, ecco, è un passaggio importante l'uso dell'ostocazi, che eh, poi porta eh, il progresso eh, diciamo, de dell'attività medica, perché da quel che si capisce nell'antica medicina, poi, sulla base eh, del metron, eh, il medico vabbè, può fare le sue eh, osservazioni, catalogare i segni. E poi, insomma, come vedremo, arrivare al prognosi. Ecco, questo solo per dire che è un verbo importante. Grazie, grazie. Della... Sì, è, è certamente un verbo importante, però è, 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 fa specie che sia usato così. È, infatti, è, ma, così ma così... perché è prima di Platone. Infatti, infatti. Sì, sì, no, no, ma... È, è, e, e quindi, ma questo com, com, mi conforta nel senso che è un termine... Appunto, io dicevo, della tradizione poi retorica, che poi la tradizione retorica l'abbia presa, come ho cercato di dire, all'interno della riflessione filosofica. Una sì, riflessione certo, filosofica certo. a partire appunto dai sofisti e dalla. Eh, direi che Isocrate, insomma, è un po' l'iniziatore di questa catena. Quindi sono completamente d'accordo. Certo. Appunto, poi con Platone l'atteggiamento sarà diverso, però qui siamo siamo prima e quindi Certo, certo, certo. Certo. Diciamo... certo, certo. Sono grazie. Niente, grazie a lei. Qualche altra domanda? C'è qualcuno ancora che vuole intervenire? Allora, mentre qualcuno ancora ci pensa, ne approfitto, mi impadronisco della la parola e faccio giusto un paio di domande a Fabio tra le varie che diciamo mi, mi sarebbero venute in mente allora la prima eh, riprende un pochino quello che diceva eh, Lorenzo e diciamo è una domanda più che altro come dire da cui cerco diciamo così conforto eh, nel senso cioè se tu eh, che hai veramente affrontato una quantità di passi di testimonianze straordinariamente ampie ritieni eh, sia plausibile quello che io mh, credo, che eh, a partire da, uh, da, questo, mh, da, da questa, diciamo, uh, area semantica, quella delle case, delle cose, eccetera, eccetera, sia possibile riannodare quella che io uh, definisco la pre-storia della fantasia, cioè una, una pre-storia che secondo me è ancora tutta da scrivere eh, e che eh, mh, potrebbe, eh, diciamo così, eh, offrire eh, degli spunti estremamente interessanti rispetto ad un'idea un consolidata dello sviluppo di, questa, eh, come dire, di questo concetto nella tradizione antica, che parte nel momento in cui compare il termine. Dico questo perché eh, penso oh, a, una, a un lavoro che ha fatto di recente James Porter, questo studioso americano che insegna eh, nel Michigan, che ha, ha fatto la stessa cosa per la serie sublime, mostrando, secondo me, abbastanza diciamo, efficacemente che eh, il concetto, o, o addirittura come dire, una famiglia in, in migliai di fenomeni, esiste molto prima che eh, in realtà eh, ciò che accade piuttosto tardi nella tradizione antica venga codificato eh, con un riferimento terminologico preciso. Quindi, eh, la mia prima domanda è se, secondo te, ha senso provare? Perché è quello che io vorrei provare, sto cercando in parte di provare a fare cioè ricostruire eh, a partire da quel nucleo concettuale una sorta di preistoria della della fantasia. La seconda domanda invece è di questo tipo eh, e questa domanda poi eh, diciamo Uh, la estenderei anche alla professoressa Thomas, uh, servendomi dello splendido inglese di Lorenzo, che invidio moltissimo. Quindi, eh, Lorenzo, se poi mi fai la, la cortesia di, di formularlo in una maniera come dire, più, più comprensibile. Cioè, la domanda è questa. Tu hai diciamo, distinto in qualche modo tra un uso interno, diciamo così all'oratoria ma non soltanto all'oratoria che è quello di Heikazen e Cazene, è un uso diciamo così metateorico se così vogliamo dire che è quello che rimanda a Stokazesta e poi diciamo Francesca ha fatto alcune puntualizzazioni insomma il discorso naturalmente potrebbe essere più ampio però io la mia domanda è se noi siamo in grado e se ha senso in qualche modo distinguere tra diciamo il ricorso a una tecnica cioè io so che ce l'ho tra gli strumenti di cui mi posso servire in un contesto come quello del tribunale, e invece il riferimento a dei cost mh, in mancanza di meglio, dico, uh, lo so Lorenzo che ti sto mettendo a dura prova, scusami, uh, come strumento euristico, nel senso c'è cioè, che io ho l'impressione che ancora, nonostante, e devo dire, da, come dire, siamo passati vent'anni appunto dal, da quello che per me è, è, è il libro bellissimo da professora Thomas dedicato a Erodoto, ancora molto spesso quando si parla di EICOS. A, come dire il nostro giudizio è condizionato dal valore che noi diamo al tipo di attività in cui ricorre per cui per esempio lo storico tendenzialmente è persona più seria e meno interessata eh, come dire ad ottenere gli effetti immediati del retore e quindi è chiaro che lì fa riferimento ad una categoria concettuale ad una categoria euristica invece il retore tutto sommato Naturalmente è chiaro che io poi penso sempre sullo sfondo a Gorgia, però voglio dire eh, in genere c'è questa idea un po' come dire eh, svalutativa per cui il retore, in fondo, eh, ecco, ricorre a uno dei tanti strumenti che ha nel suo arsenale, ma mh, come dire senza nessuna o con una come dire, belleità teorica, eh, in realtà molto inferiore a quella che si scontra in altri ambiti. Allora, la mia domanda è: secondo te ha senso fare questa distinzione? Diciamo nel periodo Clou V secolo, seconda età del V secolo: e se sì, su che basi possiamo farla? Se non, cioè, basi che non siano soltanto quella di genere. Qui abbiamo il retore, quello che parla in tribunale eh, vuole ottenere un certo effetto. Qui abbiamo lo storico. Qui abbiamo il teorico della letteratura, per dire, diciamo, eh, per fare come, come dire, per, mh, per mh, riferirmi a macro-categorie. Sì, no, ehm, provo a rispondere, provo a dire quelle che sono le mie impressioni a caldo. Diciamo sì, prima Fabio e poi Lorenzo, mi sì. fa la cortesia di eh. tradurre. Potrei dire tanti e i cos, quanti sono gli ambiti, ci sono tanti e i cost di diversa valutazione, quanti sono gli ambiti di utilizzo, eh, questo è quello che tu dicevi. No, io non penso che sia corretto questa impostazione. cioè io invece credo che tra i vari campi del sapere. Ci sia uno scambio molto eh, molto molto profondo, eh, non so in effetti anche quale è il campo che dà l'incipit al, che dà proprio l'archè, per rimanere nel greco. Cioè, tu hai detto c'è quello più serio del medico o dello storico, tu dicevi, e quindi come dire il retro e poveretto, va a copiare quello che fa il, lo storico. E non lo so sai, se è proprio così o se invece. La pratica giudiziaria con, eh, con la GON, non a caso, la prima grande riflessione che noi abbiamo sulle ICO, è eh? antifonte. E quindi eh, non credo che sia corretto quello, questo modo di procedere. Quindi, io sono d'accordo sul fatto che dobbiamo ragionare a tutto tondo. Credo di averlo anche qui e là detto, in quel libro che tu ricordavi. Della tribuna, dalla tribuna al pulpito che appunto c'è una, una, una priorità per me proprio del linguaggio giuridico della riflessione giuridica e non è a caso che per esempio la, faccio, una, faccio un esempio l'importanza preponderante del discorso giudiziario la vediamo anche col teatro l'edipo a colono è di fatto la trasposizione a teatro della grande riflessione che ha eh, nell'ambito giuridico si ha sulla involontarietà dell'atto. Cosa dice sostanzialmente eh, Edipo A colono? Ma io non ho fatto niente, io non volevo farlo quello che ho fatto. Acon, 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 u che con? Ora, questa cosa a teatro è la, quello che noi assistiamo a livello della, uh, de, del discorso de, del discorso giuridico, è eh, ancora antifonte, mentalità arcaica. Dice: ma bene, ma se tu, un caro mio giovane, hai colpito e ammazzato col tuo giavellotto, che ha incrociato il, il tuo compagno inavvertitamente, beh, noi diremmo è, è, una, è, 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 è un omicidio colposo. No, no, tu sei colpevole perché il dio ha voluto guidarvi il tuo giavellotto fino ad arrivare a bersaglio. Quindi tu sei colpevole. Ora, questo non è più ass assolutamente vero eh, anni dopo. Il passaggio dall'Edipo Re all'Edipo Colono è Edipo che diventa più vecchio, Sofocle diventa più vecchio, ma sono cambiate anche alcune coordinate giuridiche di riferimento. Quindi non credo che questo sia corretto. Quindi io penso esattamente come pensi tu. Quindi c'è un rapporto, un'osmosi dei piani. Molto feconda. L'altra cosa, io penso che tu abbia totalmente ragione, sarebbe molto interessante. Tu dicevi che l'area semantica dell'Eikos e dello Stocazzein, dello Stocasmos, direi prima di tutto dell'Eikos, è la preistoria della fantasia. Infatti è quello che dice esattamente se puoi vedere il sublime. Cioè il sublime cos'è? Cos'è la fantasia del sublime? Eh, riassume, mi, mi pare, proprio in modo molto evidente, quello che è l'attività del retore. Cosa fa il retore? Come fa a crearti l'immagine in modo tale che tu sotto l'entusiasmoso il pazzo docess blepe in do E eh, Lo fa come lo può ottenerlo attraverso dei cross. Ed è quello che dice anche sesto empirico, che non a caso sesto empirico lega. Da questo punto di vista è molto interessante il passo secondo me di sesto empirico perché io qui poi non ve l'ho forse riportato nelle fonti ma quello quando dice che eh, eh, è un'immagine del vero che ci trascina al consenso e fantasian eh, vero eh, alezzus empoiuna fantasian e oppure è ciò che è falso infondendo un'immagine di verità ci trascina allo stesso modo al consenso. Quindi Ciò che è vero è che ci trascina il consenso, ciò che è falso ma infonde un'immagine di verità e eh, sesto empirico aggiunge è quello che gli oratori chiamano Eikos. Cioè di fatto quella sintesi che tu vuoi vedere l'ha già, già detta sesto empirico. Il passo di 2.63 mi sembra che sia proprio quello che tu dici. Trovi in sesto empirico proprio quello che tu dici. Grazie, Lorenzo. Sì, allora procedo. Dimmi se, se ho capito bene la tua domanda. So, we are, I'm translating a question for Professor Thomas. So, um, the question is this. Can we actually distinguish between uh, two different sources of the ACOS? On the one hand, we would have the technique belonging to the... Uh, to the forensic activity as is carried out by orators and, 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 and um, sophists and the like. On the other hand, we would have a more uh, virtuous employment of the cos, um, which instead belongs to the physicians or the historians. So the point would be uh, do you think that we can find this distinction? so a technical employment that is meant to like uh, to achieve uh, persuasion on the one hand and on the other a heuristic value of the cost that that would be regarded as a scientific method or instrument È giusto okay Thank you very much for helping. I thought that was the question. But um, yes, it's. Uh, I have a difficulty with that very sharp distinction. Um, if you're thinking about origins, because the um, physicians and the sophists the sophists and the rhetors and the rhetorical techniques are being developed within the same person and in my view the hippocratics overlap the early some of the early texts overlap so much with the sophistic that maybe they, yes, they are trying, I mean, I go with the Jeffrey Lloyd view that they're trying to separate themselves, but frankly, on the nature of the art, on the art or on breaths are so sophisticated, you can't really say it's a completely separate thing. So I have, I have a bit of difficulty being sure about a separation, a clear separation of all these categories. And I was, I was kind of wrestling with that in the Herodotus book. Nevertheless, having said that, you can say, OK, there are courts and there are ju jury trials. And there's one need in one place. And yet the historians have a different purpose. I mean, they presumably have, do have. I mean, and, and Thucydides is, is fighting with the logographoi. Which must be not just Herodotus, but also the logographers. Um, so uh, I think effectively there are two, they become two different contexts, they become two different sources. But can you say about the origins? That's very tricky. It's really tricky. And I sort of imagine it that it's really the sophists and their associates. And the sophists are teaching the rhetors, and the rhetors are there's a kind of general discourse, there's a general feeling in the in the in about 450, 440, 430 in Athens, where these, these techniques are getting sent around, like um, well, like um, fake news. That's a phrase, and it's a method which we've all become familiar with. It's become part of the, of the world we live in. And, and so in that case you can probably find the origin. But <laughs> uh, that, that that, that's what I feel. I, it's really, really diff difficult. Thank you, thank you very much. Qualche altra domanda? Sia al professor Roscalla che alla professoressa Thomas? Siete ancora in tempo anche per domande sulla prima relazione? Siete tutti un po' stanchi invece? <laughs> Diciamo, faccio un po' provate e va bene, se non c'è nient'altro da aggiungere, ringrazierei veramente moltissimo i nostri relatori, la presessa Thomas, che ringraziamo nuovamente di essere stata con noi, il professor Roscalla eh, e tutti voi che avete partecipato. Credo sia stata una giornata anche questa molto intensa e ricca di spunti. E vi do appuntamento, anzi, vi diamo, con Lorenzo, Lidia e con Fiorinda, e naturalmente tutti quanti. Appuntamento a domani eh, per un'ulteriore giornata di seminario, che si concentrerà appunto sui, sempre in relazione al nostro tema, sui, sui rapporti tra retorica e medicina. Buonasera un saluto a tutti, tutti. Grazie, grazie a, a tutti. Essere. Arrivederci, saluti, arrivederci a domani, arrivederci no, a tutti, arrivederci, buona serata, buona serata, buona serata, buona, serata buona serata a tutti, arrivederci. Rivederci.